Ah sì, scusatemi, devo cliccare sul gioco perché altrimenti i comandi non funzionano. Ok, allora, la volta scorsa ci eravamo salutati nel castello di Kuja, o per meglio dire, nella reggia del deserto di Kuja. Come potete notare, la situazione è un po' diversa rispetto alla scorsa volta, perché ci sono dei livelli in più, il clock dell'orologio è ben 2 ore sopra le 99 ore che abbiamo praticamente oltrepassato la volta scorsa, ovvero l'altro ieri, perché, come vi avevo promesso, ho livellato tutte le abilità che dovevo livellare personaggi, ne ho lasciata qualcuna perché comunque man mano giocheremo, andremo avanti con la storia, quindi ci sarà modo comunque di farmare AP per i nostri personaggi, ma la cosa importante è che almeno per tutti sono riuscito comunque a prendere il maggior numero di abilità proprio in occasione di questa sessione di gioco. Questa sessione di gioco è un po' particolare, sarà molto incentrata nella trama, sarà molto concentrata sulla trama, però verso la fine, quindi se tecnicamente ho fatto i calcoli giusti con quello che voglio farvi vedere stasera, avremo una porzione di trama molto interessante nella prima parte del gioco, mentre invece nella seconda parte del gioco vi faccio vedere le ultime chicche di chocoboard, chocografie, e poi successivamente iniziare davvero il power leveling. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire iniziare a potenziarsi, a migliorarsi per raggiungere al meglio la fase finale di gioco. Fase finale di gioco che viene rappresentata dal CD4, dove tutti gli eventi sono concentrati in una bolla, letteralmente in una bolla, perché andremo appunto nel luogo dei ricordi, che è letteralmente una bolla, e praticamente tutta la storia, tutti i combattimenti, tutte le cose finali si svolgeranno in questa bolla, tranne qualche piccola cosuccia che si fa fuori dalla mappa, ma niente di particolarmente complesso. Quindi carichiamo, perché carichiamo e ci ritroviamo ovviamente nella reggia del deserto. Abbiamo parlato già col Moguri, se non mi ricordo male. Abbiamo già acquistato anche tutte le robe qui, credo di sì. Yes. Il Mogunet abbiamo già detto tutto. Perfetto, quindi siamo pronti. Se notate, abbiamo dei livelli in più. Abbiamo decisamente dei livelli in più. Abbiamo anche delle abilità in più che ovviamente ci caratterizzano. E come potete notare, abbiamo praticamente già alcuni personaggi che sono completi. Sono letteralmente completi con le loro abilità. Come per esempio Eiko. Notate che è praticamente completa in tutto quello che ha imparato. Ce ne sono forse un paio che me ne mancano, giusto per esempio con Steiner me ne mancano un altro paio che otterremo tra poco, però diciamo che fondamentalmente le cose più importanti le abbiamo già assimilate, le abbiamo già prese. Detto ciò, impostiamo le abilità, le ultime abilità, così giusto per qui direi che megafono è assolutamente più importante di tutti. Tu in realtà dovresti mettere, ok, distinebra ce l'hai, tu invece ancora sei ancora un po' in mezzo alla strada, ma a te ti ho lasciato da parte appositamente. Ecco, a te dovrei metterti distinebra, quindi vorrei magari togliere Allora ti tolgo volaticida e appena fai il level up ti do distinebra, che costa 4, quindi per il momento sti cazzi. Come equipaggiamento ovviamente ho messo gli equipaggiamenti già migliori, li ho sistemati, ho fatto tutto, quindi direi che possiamo procedere. Allora, se vi ricordate bene, la scorsa volta i due maghi neri che si sono incontrati praticamente qui al centro di questo cerchio, di questo atrio principale, hanno detto una frase molto importante, ovvero devi accenderle tutte. Quindi questo è un ottimo suggerimento che ci serve appunto per completare al 100% questo dungeon, perché fondamentalmente la reggia del deserto è considerato come un dungeon, fondamentalmente è un dungeon, quindi ci saranno delle cose da fare, vi spiegherò ovviamente come farle al meglio e poi procederemo verso la seconda parte della trama, perché appunto dovremo continuare la seconda parte di trama.
Ok. Alla reggia di Caserta, sì. Siamo insieme. E tra l'altro ci sono anche stato alla reggia di Caserta. Eccoci qua. Reggia del deserto. Allora, cominciamo con, appunto, mettere in atto quello che ci hanno detto i nostri maghi neri. Quindi accendere tutto. Quindi qui ci sono delle candele. E già iniziamo a vedere che accendere le candele, comunque accendere tutto, ci sta portando a qualcosa. Offerta di potere. Guardiani del palazzo, estraete da questo anello il potere che annulla l'effetto elementale per offrirlo agli dèi. Tocco la sfera, sì. E si ottiene già un anello di nozze. Vedete, sono oggetti, accessori, più che altro, che noi abbiamo già ottenuto o tramite l'asta di Toleno o tramite le ciocografie, che però senza di esse avremmo ottenuto soltanto adesso. Ciao Ale, buonasera, bentornato. Grazie ovviamente per il rinnovo della sub. E quindi, come potrete vedere, da qui in avanti otterremo degli accessori e otterremo ovviamente degli oggetti che abbiamo già ottenuto grazie alle ciocografie. Quindi molto importante capire qual è il vero valore delle ciocografie. Ok, andiamo da questo lato, dove abbiamo queste teste di gargoyle, se notate, che mi seguono, che mi inseguono con lo sguardo. Il trucchetto in questo caso è andare da questo lato, ma non inizialmente. Ecco qua, ovvero incastrare le teste. Tecnicamente potete notare che le teste vengono girate da un lato e dall'altra, permettendo all'angelo al centro di creare questa strada alternativa. Quindi saliamo. Ci saranno anche degli incontri casuali, ovviamente, proprio per mettere a frutto i miei potenziamenti. Vi faccio vedere un po' quello che siamo in grado di fare adesso. Avete letto bene. Ok, eccoci. No, no, la levo io la cam, perché così non si vede lo sfondo dietro, perché devo passare attraverso il green screen, così non si perde la magia. Allora, continuiamo. No, non sono svenuto, sto benissimo. Ok. E infatti qui c'è una candela da accendere, quindi è molto importante accendere tutte le candele, perché altrimenti non si possono ottenere i premi.
Allora, da qui cominciamo accendendo 1, 2 e 3. Perfetto. Passiamo. Lì si vede già una sfera attivata. Ecco qua, accendiamo questa. Ritorniamo indietro. Accendiamo questa. Accendiamo questa. Poi successivamente accendiamo le altre due. Quindi una e due. Solo dopo aver acceso tutte le fiamme si può accendere questa. Perché altrimenti si apre la porta, ma non potremo raccogliere l'accessorio. Ops, aspettate, leggiamo. Offerta di potere. Guardiani del palazzo, estraete da questa catena il potere magico per offrirlo agli dèi. Sì, tocchiamo anche in questo caso la sfera. Esatto, accendiamo una candela fortunata. Cavigliera. Cioè, i nomi che state leggendo noi già li possediamo, ma perché siamo stati più bravi del gioco. Questi sono accessori fortissimi, che insegnano tra l'altro abilità eccezionali per i nostri personaggi, solo che noi le abbiamo già. Quindi poi qui c'è l'infamata più grossa del gioco, perché la candela da accendere è qui. C'è talmente sotto il naso che tu dici vabbè, vado avanti, non c'è niente qua. E invece, offerta di potere, guardiani del palazzo, estraete da questa armatura il potere di resistenza per offrirlo agli dèi. Sì, tocchiamo anche qua la sfera luminosa. Amianto barda, che questa è un'altra armatura che noi già abbiamo ottenuto, ma che vi faccio vedere appunto come siamo combinati. Vedete, ne abbiamo soltanto 3, e di cui, se non sbaglio, una o due forse, una o due ottenute dalle ciocografie. Quindi stiamo attenti. Cioè, accessori veramente, veramente forti. La prima volta che li ottieni da una blind, sti oggetti ti cambiano completamente, completamente il gioco. Quindi, altra candela. So you candela. No, non c'entra. Piccolo motivetto personale. E poi qui invece dobbiamo attivare prima questa. Esatto, che ci consente di avere la scala. Qui tra l'altro potete già notare, questo purtroppo è un altro dei difetti della risoluzione in 4K, perché sto giocando in 4K, che purtroppo si vede praticamente la parte esterna. Nella zona della PlayStation, o comunque nella vecchia risoluzione PlayStation, questa zona non si vede bene, o comunque si intravede forse se ci si sposta un po' a destra e a sinistra. Perché una volta arrivati qua uno può pensare di essere completamente bloccato. Dice, ma io qua allora dove vado? Che faccio? E invece già vedendo lì c'è una piccola speranza di poter sopravvivere. Questa sezione è facilissima. Si parte dall'alto, dato che le librerie si spostano verso l'alto, quindi da qua si esce. Si ottiene un altro accessorio. Offerta di potere, guardiani del palazzo, estraete da questo bracciale il potere schivante per offrirlo agli dèi. Se avete notato, praticamente noi stiamo smontando letteralmente un set di equipaggiamenti, perché abbiamo fatto l'accessorio, la testa, l'armatura e ora il bracciale. Quindi, così come i nostri personaggi vengono buildati dalla testa e i piedi, quindi con l'elmo, con l'armatura, i bracciali e i piedi, qui abbiamo fatto la stessa identica cosa. Però stiamo smontando qualcos'altro, non stiamo smontando un nemico, almeno sembra che non stiamo smontando un nemico, però lo vedremo tra poco. Fascia di Sokai, un'altra fascia molto importante, che noi abbiamo già ottenuto, ma che in questo caso ci aiuta. Poi alziamo anche l'altra libreria. Qui ci sono altre candele che vanno accese.
Ecco qua. Vedete? Queste sono tutte candele fondamentali che vanno accese. Ricordatevi, bisogna accenderle tutte. Infine, ecco qua. Abbiamo un'altra candela. Rumori sospetti, perché adesso, grazie all'accensione di questa candela, si può attraversare il muro, cioè si può attraversare il vetro, anzi. Ciao amico mio, Mongul, ho una lettera per te. Grazie Cupo, che bello, una lettera. Caro Mongul, ho sentito dire che Steelskin è andato a cercare di risolvere il mistero della mancata consegna delle lettere del Mogunet. Sono sicuro che risolverà il problema. Ma perché Artemisio ha smesso di fare le consegne della posta? Mogit. Stiamo anche completando questa side quest delle lettere, ormai manca pochissimo. Avrà sicuramente delle buone ragioni, Cupo. Ultimamente non arrivano lettere, quindi tu non mi devi dare nulla, giusto? Doppio check per essere sicuri e va bene, via. Oh, qui invece adesso la situazione è interessante, perché come potete notare qui siamo completamente bloccati. Non possiamo, cioè possiamo andare dalla parte e dall'altra, perché dobbiamo cogliere il suggerimento di questo schema. Come facciamo a cogliere il suggerimento di questo schema? Si accende prima questa. La tentazione dello spettro. Non seguire l'ombra del peccatore, bensì quella del santo. Quindi che vuol dire sta cosa? Non seguire l'anima del peccatore, ma bensì quella del santo. Praticamente qui è un gioco d'ombre. È un gioco d'ombre anche dovuto, se vedete bene, alle statue, che anzi qui si riconoscono, cioè si vede bene la texture definita del demone e dell'angelo. In realtà nella PlayStation non era facilissimo, se devo essere sincero, perché non si distinguevano molto bene. Io almeno io ho il ricordo di non poter distinguere benissimo le due figure. E tutto si basa sul gioco d'ombre. Quindi se io faccio in questa maniera, come potete notare, non succede nulla, perché in questo caso noi stiamo proiettando l'ombra da un altro lato. Se invece facciamo così, succede qualcosa. Offerta di potere. Guardiani del palazzo, estraete da questo cappello il potere di resistenza alla magia per offrirlo agli dèi. In questo caso tocchiamo la sfera e otteniamo una Kefia. È la prima che otteniamo all'interno del gioco. Non abbiamo mai ottenuto questo accessorio, una Kefia. Che è la prima volta che l'ho letto, ho detto che cazzo è sta cosa, come un boh. Poi dopo ovviamente ho scoperto che cosa era. A questo punto spegniamo questa candela. Spegniamo anche questa. E facciamo la stessa cosa dall'altro lato. Se mi ricordo bene, si può fare anche dall'altro lato. Quindi possiamo fare questo, dove non succede nulla, perché ovviamente non succede nulla. E poi accendiamo questa. E come notate, abbiamo un'altra sfera. Offerta di potere. Guardiani del palazzo, estraete da questo scudo il potere di schivare le magie per offrirlo agli dèi. Va bene, tocchiamo anche questo. Fondina veneta. Questo è un accessorio per Steiner o per Freya, comunque chi usa le armature pesanti, ed è fortissima. Guardate quante statistiche alza. Mamma mia, fortissima. Allora, a questo punto invece voglio vedere se... sì, possiamo fare così. Oppure vi faccio vedere un'altra cosa. Facciamo così. Spegniamo questa e come potete vedere l'angelo ha praticamente una spada. Sembra avere quasi una spada, no? Sembra quasi combattere. E quindi che possiamo fare qui? Possiamo accendere questa.
dove non succede nulla, perché la descrizione diceva altro, ovvero seguire il, diciamo, l'angelo in questo caso, no? E se facciamo così, sembra quasi che combattano, ma non succede nulla. Quindi, che si fa? Ovviamente questo è un enigma che si può risolvere anche a caso, cioè nel senso, a furia di tentativi, si può risolvere tranquillamente. Quindi, accendiamo qua. E la soluzione corretta, in realtà, è questa. Vedete? Perché c'è l'ombra del demone che insegue praticamente l'ombra dell'angelo. E infatti la descrizione dice: non seguire l'ombra del peccatore, bensì quella del santo. Quindi noi stiamo seguendo il santo, ovvero l'angelo. Sono molto acute in realtà queste descrizioni, solo che io, ragazzino di 9-10 anni appena, le capisci fino a un certo punto, perché sei molto più distratto dal gioco che dalla lettura. E una volta arrivati qua, sistema di emergenza in allarme, avvertita presenza di intrusi, passare da sistema di difesa a sistema di attacco per eliminare gli intrusi. Cos'è? Non è la voce di Cucia? Ehi, non ti nascondere, vieni fuori, vigliacco. Combattimento, anzi, boss fight. Una boss fight molto semplice, in realtà, se si sono fatte tutte le cose correttamente. Inoltre, piccola particolarità di questo boss, non possiede oggetti da rubare, perché ovviamente non abbiamo Gida nel party, e anche perché, essendo una lastra di pietra, non credo si possa rubare da una lastra di pietra, a meno che non stiamo scavando in un cimitero. Quindi direi che effettivamente la cosa è abbastanza logica. Questo in realtà è un boss che può risultare facilissimo da battere o difficilissimo da battere, perché uno, se i vostri personaggi non sono livellati, si rischia di far fatica a, ovviamente, confrontarsi con un boss del genere, ma soprattutto se non si risolvono tutti gli enigmi, tutti gli indovinelli per rubare gli oggetti al sistema di difesa, potrebbe effettivamente creare qualche problema. Infatti, notate che cosa succede adesso. Potenziamento del sistema di difesa. Ricerca sfere rosse nel palazzo. In nero. Operazione anti-elemento fallita. Potenziamento forza magica fallito. Potenziamento difesa fallito. Potenziamento destrezza fallito. Potenziamento difesa magica fallito. Potenziamento destrezza magica fallito. Potenziamento sfere rosse fallito. Questo è il segnale che abbiamo fatto tutto correttamente, perché tutte le sfere rosse che noi siamo andati a toccare e gli oggetti che abbiamo preso erano in realtà gli oggetti che potenziavano questo boss. Infatti, come avete potuto leggere dalle descrizioni, abbiamo tolto la destrezza, abbiamo tolto la destrezza magica, la difesa fisica, la difesa magica, tutte le statistiche che avrebbero permesso a questo boss di fare anche dei discreti danni o comunque di mettere in difficoltà un party di medio livello. Il mio party sarebbe stato in grado di distruggere questo boss anche a full regime, ovviamente, però se noi ci mettiamo nei panni di un giocatore inesperto che non sa effettivamente quello che gli si pone davanti, se parliamo di un giocatore blind soprattutto, potrebbe avere qualche difficoltà, soprattutto se non si è livellato bene. Ok, il boss tra l'altro ha pochissimi HP, infatti è un boss che si concentra molto sul potenziamento, non è un boss che comunque è un muro, inteso letteralmente, perché è forte, è un muro perché è molto potenziabile, cioè le sue statistiche possono essere veramente elevate, ma vi posso dire che possiede soltanto 12.000 HP, quindi ne possiede veramente pochissimi. E infatti ora noi ci divertiamo un pochettino, quindi
è possibile fare il metodo tenda. Tra l'altro notate quanto si leva da solo, 703, che non è neanche poco in realtà, nonostante lui non sia potenziato. Esatto, abbiamo messo lo status blind, perché questo boss effettua anche degli attacchi fisici, ovviamente. Avendo il comando destrezza, il comando destrezza non solo ti permette di schivare gli attacchi, ma ti consente anche di essere più preciso dal punto di vista offensivo quando effettui un attacco. Quindi ci sono diverse statistiche che ovviamente bisogna andare a leggere e imparare su Final Fantasy IX, e la destrezza è una di queste. Ok, Blizzaga, noi non abbiamo problemi, quindi io direi di fare questo, giusto per vedere un pochettino quanti danni riusciamo a fare a questo boss che non è potenziato e con noi che possediamo doppio reflex, tra l'altro. Quindi vi ricordo che tutte le magie rimbalzate da reflex raddoppiano la loro potenza. Esatto, un bel 9999. Attacco. Anche lui mette reflex, cosa che è completamente useless, perché è praticamente morto. Sistema di difesa bloccato. Con due attacchi lo abbiamo buttato giù. Infatti vi dissi appunto poco fa che questo boss possiede solo 12.000 punti di vita, quindi veramente pochissimi. È uno dei boss più deboli dal punto di vista di HP del gioco, ma che può effettivamente essere infame. Può essere infame se si potenzia. 11 AP, niente male. Niente male, 11 AP. E ora la cosa importantissima da fare dopo aver battuto il boss è togliere tutto l'equipaggiamento a Eiko. Perché questo? Perché Eiko per il momento non farà più parte del team per un po' di tempo. Quindi sono equipaggiamenti che possiamo dare a qualcun altro anche per far apprendere delle tecniche. Attiviamo il candelabro. E come potete notare adesso, avendo attivato tutti i candelabri della casa, abbiamo sbloccato un teleport. E nel frattempo noi siamo tornati. Sono tornato finalmente. Devo correre da loro. Ok, quindi possiamo tornare indietro. Sempre con il mio party, dove anche in questo caso, come potete notare, abbiamo qualche livello più in più rispetto alla scorsa volta, ma soprattutto abbiamo imparato le abilità in modo quasi completo. E ripeto, quasi completo, perché ancora purtroppo mancano degli accessori, ma che prenderemo tra breve. Vedete, siamo praticamente quasi full. Ormai ci manca veramente, veramente poco al completamento di tutte le abilità, quindi siamo messi molto 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 bene. Ovviamente buonasera a tutti quelli che si stanno aggiungendo. Qui facciamo un po' di attacco giusto per farvi vedere il duro allenamento con Freya, che è diventata un mostro con la sua nuova arma, ovvero il baffo di drago. Anche se in realtà a Freya dovrei insegnare un'altra abilità, ma lo faremo più in là, quindi per il momento va bene così. Perché abbiamo acquistato la Partisan, che era un'altra lancia di Freya che non avevamo e che insegna un'altra abilità. Però per il momento abbiamo il buffo di drago, che deve insegnare comunque la tecnica, quindi tanto vale, ne approfittiamo e la sfruttiamo al 100%. Non voglio skippare neanche gli incontri. Tra l'altro ho notato che durante ovviamente il gioco io ho omesso il particolare di rubare il più possibile con Gidan, rubare da qualsiasi mostro e in qualsiasi circostanza, per aumentare il danno fisso che lui potrà fare con Refurtiva. Questa sarà una cosa che farò poi off camera, anche se in realtà Refurtiva non lo utilizzo praticamente mai, perché preferisco attaccare con l'attacco fisico, è molto più soddisfacente, però è una scelta. Eh? Dove siamo? Questo posto è cambiato completamente. Bentornati, sono nella stanza in cima alle scale. Gidan, vieni solo tu.
Ci sarà qualcosa sotto. Gidan, stai attento. Lo so, ma... voi aspettate qui. Facciamo un po' di teatralità. Avanti. Eccoci qua. Felice di rivederti. Dove sono i miei amici? Impaziente come sempre. Da un'occhiata lì. Stanno solo riposando. Su, ora dammi la pietra Gulgu. Sono preoccupata per Gidan e gli altri. Quina che nel frattempo sniffa. Ecco qua. Siamo arrivati. E Gidan? E Dakuja? E voi che ci fate qui? È merito mio. Non c'è tempo per le spiegazioni. Dobbiamo fermare Gidan. Steiner che parte, tutti che partono. Guarda Quina. Oh. Ah. Ehi, che succede? Oh oh. Su, ora dammi la pietra Gulgu. Sei un farabutto. Sei ripetitivo. Insomma, me la dai oppure no? Non dargliela, Gidan. E loro chi sarebbero allora? Oh oh, questo è un fuori programma. Ok, confesso. Questi di sotto erano delle loro copie. Ma la partita non finisce qui. Che vuoi dire? Ah, che cavolo fate? Eiko, ti aiuterò io, Kero. Che dici, Ranocchia? Intanto becca di questo, Rospo. Ah, che Kero... accidenti. Whoop. Ecco fatto. Volevo uccidere prima gli ostaggi e poi i salvatori una volta che mi avessero portato la pietra Gulgu. Ma per questa volta mi accontento della ragazzina e del gioiellino. Arrivederci. Vupperala. Via. Merda, non si muove. Oh, quello scappa con la barca grossa. Presto, seguiamolo. E qui possiamo costruire nuovamente il party definitivo. Come party definitivo io per il momento utilizzerò il mio classico party. Anche se in realtà, sì, preferisco mettere Steiner. Mi piacerebbe di più mettere Amaranth in realtà. Perché Amaranth deve imparare più cose. Ha molte più tecniche da imparare, quindi metto Amaranth in team, anche se tecnicamente il mio team ideale sarebbe composto da Steiner e Vivi insieme, perché possono utilizzare gli attacchi combinati. Però quello sarà magari più in là. Vivi al posto di Garnet, e ovviamente mettiamoli in questo modo, perché io sono fissato di avere i DPS all'esterno e i Mai al centro. Purtroppo è un mio disturbo ossessivo compulsivo. E possiamo andare. Qui ragazzi, dopo aver selezionato il party, non fatevi prendere dall'entusiasmo e dalla voglia di inseguire Kuja, perché qui c'è uno dei segreti più grossi di tutto Final Fantasy IX, ovvero bene, ottimo, grazie gioco per avermi rovinato questo momento. Sono veramente contento. La carta Hemingway. La seconda carta Hemingway. Che tra l'altro mi ricordo che nella nostra vecchia run di Final Fantasy IX, quella che poi purtroppo persi a causa dei salvataggi non salvati, che poi detto così sembra un po' strano, avevamo trovato la carta Hemingway con tutti gli angoli pieni. Cioè... un mostro di carta. Sarebbe la carta più forte dell'intero sistema solare, praticamente. Vediamo che carta, come c'è spuntata questa. Allora, questa è quella che abbiamo vinto al torneo. Qui purtroppo non ci è andata bene come la scorsa volta. Però ragazzi, guardate che statistiche. 6 di attacco magico e 45 di difesa in totale.
molto più alta rispetto alla prima carta Naming Way che abbiamo ottenuto. Questa carta è un mostro, letteralmente un mostro. Cioè non me la potrebbero ribaltare neanche con un carro armato praticamente. Ok, una volta presa la carta Naming Way si può uscire. Però fate molta attenzione perché questa è l'unica occasione per ottenere la carta, eh? Fate veramente veramente attenzione, perché una volta che uscite dalla Regia del Deserto non potrete tornarci più. Tecnicamente ve ne basta una sola carta Naming Way, ma dato che siamo collezionisti e siamo completisti ne dobbiamo avere due. E a questo punto possiamo abbandonare definitivamente la Regia del Deserto. Ovviamente la strada adesso è libera, perché non c'è più nessuno che ci impedisce di passare. Questi sono mostri un po' particolari, perché sono deboli agli attacchi fisici, magici o alle tecniche, in base alla palla che si trova in cima. Ovviamente noi abbiamo reflex, quindi non abbiamo problemi per quanto riguarda le magie. E possiamo tranquillamente avanzare. Amaranth con MP per attacco diventa un mostro incredibile. Una potenza pazzesca, una potenza di fuoco incredibile. Probabilmente non dico che arriva ai livelli di Gidan, perché comunque Gidan avrà poi l'ultima weapon e quindi sarà un po' più forte fisicamente, ma riesce comunque a tenergli testa. Maledizione, è fuggito. Gidan, se lo rincorriamo col Narciso Blu facciamo ancora in chiaro tempo a riprenderlo, chiaro. Pensavo la stessa cosa. Forza, andiamo. Quindi, abbassiamo la leva e salutiamo definitivamente questa Regia del Deserto. Oh, scendi, cretino. Ecco. E qui parte un inseguimento alla stile Bad Boys, con Kuja che vola tramite l'Ildagard e noi invece che adesso praticamente spuntiamo da lontano col Narciso Blu che diventa improvvisamente velocissimo. Cioè quando lo utilizzi in mappa è lento come la morte, qui diventa invece una scheggia. Guardate quante cazzo è veloce il Narciso Blu, una cosa incredibile. E qui raggiungiamo ufficialmente per trama il continente isolato. Noi l'abbiamo già raggiunto per diversi motivi. Se vi ricordate bene, qui c'erano delle ciocografie, c'era una crepa che abbiamo preso addirittura nel muro. Però adesso ufficialmente ci siamo arrivati per trama. Credo che si stia dirigendo verso quella strana costruzione. Chissà cosa ci aspetta. Non me ne frega niente di sapere che pensa quel bastardo. Ma perché ha rapito Eiko? Non sono chiaro sicuro, ma credo che quella ragazzina sappia usare gli spiriti della chiara invocazione. Infatti è così. Ma allora le vorrà rubare gli spiriti come avevano fatto anche con Daga? E lei giustamente... Daga, non temere. Non permetterò a Kuja di fare i suoi porci comodi. Lo farò pentire per il male che ha fatto. Per il male, no, per il mare. Cazzo dico. E qui possiamo nuovamente riselezionare il party, che per il momento sarà questo. Anche perché con Quina, dentro il nuovo dungeon, che sarà appunto il vulcano Gulgu, letteralmente il vulcano Gulgu, e già chi conosce la saga di Final Fantasy sa che questo è un riferimento ad altri capitoli, impareremo altre due tecniche per Quina. Ma, se vi ricordate bene... La scorsa volta noi abbiamo ottenuto degli oggetti. Sì. Prima dobbiamo andarli a consegnare. Esatto, signori. Prima di tutto ciò dobbiamo andare a consegnare i semi di Kupo. Quindi la nostra priorità, semi di Kupo maggiore di Eiko. Quindi giusto per memare un po'. È giusto per memare un po'. Se incontrassimo quel tipo di Marilith sarebbe un problema effettivamente.
sarebbe decisamente un problema. Ok, qua acceleriamo perché almeno ci evitiamo. Che poi in realtà posso fare anche così. Eccola. Faccio un passo e mi spuntano i nemici. Va bene, combattiamo. Tanto questi sono completamente fuori di... cioè sono completamente alla nostra portata ormai. I Garuda. Vi ricordate i Garuda? Quante pene che ci hanno dato inizialmente. Hai altri semi di Kupo? Me li dai? Va bene. Grazie Kupo. Ti do questo in cambio. Fuori no. È bello che ancora mi dice fuori no. Cazzo, sono rientrato. Ciocobino. Ok. Possiamo riaccelerare. Così almeno risparmiamo un po' di tempo. Tra poco, ragazzi, tra poco potremo andare anche qua. Tra poco potremo andare anche là. Tra poco potremo andare anche là. Ok. Altra cosa, ragazzi, in questo tragitto, ovvero dalla spiaggia alla città che stiamo praticamente per in cui stiamo praticamente per andare, c'è una creatura amichevole che si chiama Aerosolas. Io l'ho già incontrata e ve la monterò praticamente nella live che abbiamo fatto l'altra volta, che è la stessa creatura che ci ha nominato il Java Hook, se vi ricordate bene, quel mostro amichevole che abbiamo incontrato quando eravamo nell'altro continente. Si trova esattamente in questa posizione e vi chiede, se non mi ricordo male, la pietra lunare. Quindi è molto importante avere la pietra lunare per darla all'Aerosolas. Stiamo completando anche le creature amichevoli. Ne mancano veramente poche ormai, non ne mancano tantissime. Quindi possiamo iniziare, diciamo, già a tirare le somme per quello che faremo poi già probabilmente dalla prossima volta. Ma questo sarà comunque una cosa a parte che poi discuteremo in maniera più approfondita verso la fine del gioco, ovvero affrontare il boss segreto Ozma sia nel modo legale, quindi diciamo sia nella sua debolezza completa, e sia invece senza la debolezza completa. Quindi vi farò anche capire come attivare le debolezze di Ozma e come no. Tra l'altro c'era anche l'altra creatura amichevole dove siamo andati a consegnare i semi di Kupo, ovvero il Garuda. Perché se vi ricordate bene, quel Garuda richiedeva i lapislazzuli. I lapislazzuli noi non li avevamo, adesso ne abbiamo 667 milioni addosso, quindi potete recuperare anche la creatura del Garuda amichevole. Cosa che comunque io ho già fatto e che vi monto poi nella live della scorsa volta, quindi non c'è problema. Però giusto per dirlo, per raccontarlo, in modo tale che se non l'avete fatto lo potete fare adesso. Esto Gaza. Noi non siamo mai entrati qua ancora. Non vi ho mai portati in questo luogo perché non mi sembrava il momento. Ogni cosa ovviamente ha il suo tempo, quindi mi sembrava doveroso aspettare la trama per farvi arrivare in questo luogo. Ecco, vedi che cade come sempre. Cosa volete? Fate silenzio, siete nella Terra Santa. È appena passato un gruppo di ragazzini coi cappelli da Merlino. Davvero maleducati. Che hai detto? Hai visto passare gente simile a Vivi? Come ti permetti? Io sono il sacerdote di questa Terra Santa. Esto Gaza, che poi detto così sembra... Vabbè, attento a come parli con me, giovanotto. Allora, conoscete quel gruppo di mascalzoni? Non sai dove sono andati? C'era una ragazzina con loro. Quella bambina è in pericolo. Se sai qualcosa, ti prego, dimmelo. Tutte le vite sono uguali e tutte tornano alle stelle. Passano per la via delle anime nell'isola splendente. Che blateri! Ti ho chiesto se c'era una bambina coi maghi.
Lei è una nostra amichetta, ti prego, dici se è passata da queste parti coi maghi neri. Guardate Vivi come è agitato, no? Guardatelo. Io sono solo rimasto a guardarli in silenzio. Loro qui non hanno fatto niente. Erano tantissimi. Erano un esercito di maghi neri. Sono solo passati di qua. Erano diretti al vulcano Gulgu. Al vulcano Gulgu? Sì, un vulcano inattivo. Ho sentito dire che anticamente ci viveva una famiglia di talpe. Non so se ci vivono ancora. E poi un tempo sigillarono anche l'ingresso e più nessuno potette entrare nel fosco vulcano Gulgu. Guardate il sacerdote come si è intimorito di fronte a Kuja. Insomma, loro andavano di là. E la bambina era con loro? Mi sembra che un mago portasse una bambina in braccio. Eiko, è lei, Jidan. Non abbiamo tempo da perdere, dobbiamo andare al vulcano Gulgu. Ok, però prima... Compere. Posso aiutarla? Sì. Qua ci sono delle armi particolari che dobbiamo comprare, come ad esempio la Zorlin Shape, che non abbiamo mai comprato per Jidan. Diamond Sword ce l'abbiamo, la Flame Fang, che ancora non abbiamo preso, la Heavy Lens. Sono tutti oggetti che non avevamo e che ci serviranno per apprendere altre abilità. Ecco perché non ci sono mai andato, perché bisogna fare le cose con ordine. Fascia di Sokai, che è la stessa fascia che abbiamo trovato da Kuja e che ne avevamo soltanto due, una tramite le ciocografie e una tramite il palazzo di Kuja. Fascia di Giada, che l'abbiamo ottenuta solo tramite le ciocografie. Fondina Veneta, che l'abbiamo appena ottenuta. La Kefia, vedete, sono tutti oggetti che adesso sono resi disponibili, ma che non li avevamo mai trovato prima. Cappello rosso per ritornare al discorso di Neon. Bomber, amianto barda, e poi qui abbiamo il vaccino, che dobbiamo assolutamente comprarne a quantità pazzesche perché ci servirà a breve, e poi per il resto basta. Grazie e arrivederci. Qui non mi ricordo se abbiamo già preso gli oggetti. No, ecco qua un wing edge. Questi sono oggetti che si possono raccogliere dalla prima volta che si visita Esto Gaza, però io, siccome non ho mai visitato Esto Gaza, ovviamente sono senza questi oggetti. Allora, andiamo a vedere la Zorlin Shape, che non mi insegna niente di nuovo, però ce l'abbiamo giusto per collezionismo. Poi andiamo a vedere se c'è qualche nuovo accessorio che magari ci può aiutare ad apprendere qualcosa, anche se in teoria noi tutte le nostre tecniche le abbiamo già apprese praticamente, non c'è nulla di nuovo da apprendere, quindi siamo molto 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 messi, ci siamo messi molto bene in generale. Quindi qua abbiamo il Transmiganello, che nel frattempo mi sta insegnando roba. Qui non c'è nulla di nuovo. Ecco, qui abbiamo una nuova tecnica per Vivi, ovvero la magia Ade. E poi, cosa importantissima, finalmente, grazie al ramo di Nettuno, che la prima volta che lo trovai nel mio gameplay ero euforico, perché il ramo di Nettuno, guardate che cosa insegna. Firaga, Blizzaga e Thandaga. Le tre magie elementali superiori che a me sono sempre piaciute in tutti i Final Fantasy. Tutte e tre, sia Firaga che Blizzaga che Thandaga. Tutte e tre per me erano bellissime. Soprattutto mi piaceva la Thandaga di Final Fantasy VIII. Mi piaceva un casino l'animazione di Thandaga. E mi ricordo che la prima volta che la vidi con Edea, che me la lanciò per la prima volta addirittura, io facevo devo avere questa magia, assolutamente deve essere mia.
Qui non abbiamo altro per Quina, anche se Quina in realtà non impara chissà quante robe, già la maggior parte delle robe di Quina le abbiamo imparate, però facciamo un check veloce giusto per... anche per un mio ordine mentale in realtà. Tu stai imparando MP per attacco, tu bomber ce l'hai già addosso, esatto, non devi avere nient'altro. Ecco qua, cappello rosso, che mi sta insegnando MP per attacco, quindi stivali li posso togliere. Mettiamo qualcos'altro da insegnare, visto che tu sei quello che deve imparare più cose. Ecco, vedi, sempre haste, perfetto. E qui ancora sta imparando altre robe, perfetto. Allora, tecnicamente sempre haste potrebbe essere comodo. Potrei metterlo al posto di occhio per occhio, che alla fine il counter non mi interessa più di tanto, ma avere sempre haste è comodo. Tu ce l'hai già attivo. Vivi non ce l'ha attivo sempre haste, purtroppo, perché c'è il doppio reflex che... vabbè, ok, Vivi, sarai lento ma letale. Ecco qua, Molisha, Mogunet. Stamattina ho ricevuto una lettera, ma non so da chi. La leggi con me? Ho paura, Cupo. Mittente Artemisia, destinatario Molisha. Vi ricordate Molisha, che era quella da non far arrabbiare? Cara Molisha, è successa la tragedia. È finito. Come facciamo? Non ce n'è più neanche un po'. Se qualcuno ne ha una scorta, la tiri fuori, per favore. Cupo, Artemisia, Sig Sig. E dire che l'avevo anche avvisato di usarne poco, Cupo. Devo chiederti un favore, Cupo. Consegneresti una lettera a Moran, Cupo? Yes. Grazie, Cupo. Ok, non c'è nient'altro, quindi possiamo andare. Direi anche di fare un salvataggio, visto che siamo usciti dalla Regia del Deserto, quindi possiamo approfittarne. Facciamo un piccolo save tattico. Bel save tattico, ci sta tutto. E via. Verso il vulcano Gulgu, che adesso è aperto. Questa porta fino a questo momento sarebbe rimasta chiusa, quindi se voi andate in questa porta, nada. Allora, il vulcano Gulgu. Il vulcano Gulgu è una zona di mappa un po' infame, perché ci sono comunque dei cunicoli, ci sono degli oggetti nascosti. Quindi bisogna fare un po' di mente locale prima di recuperare tutto. Quindi vi faccio vedere per filo e per segno gli oggetti da recuperare. Allora, cominciamo qui con i ghill. Qui ci sono delle indicazioni. Avvertenza: si prega di abbassare la leva ogni volta che si usa il pozzo. Gina la talpa. Infatti qua ci abitavano delle talpe. Poi qui c'è un etere. Qua si scende. Ed era qua. Cappello rosso, che tra l'altro l'abbiamo appena comprato, però ne abbiamo trovato un altro. Quindi il gioco, come sempre, ti premia. E ovviamente premia l'esplorazione, perché è giusto che sia così. Stiamo parlando di un Final Fantasy, stiamo parlando di un gioco di ruolo, quindi il giocatore deve essere premiato per la sua intraprendenza e per il fattore esplorativo. Oh, c'è qualcosa qui, la musica che si abbassa e si rialza per farci capire un po' la situazione. Qui potremmo scendere, ma dopo, prima, esatto, altro cunicolo. Forzieruccio. Forcina dorata. Accessorio prettamente femminile. Qua c'è un'altra indicazione. Sapete tutti che alla fine bisogna abbassare la leva? Maria la talpa. Vedete, questi sono tutti suggerimenti e tutti indizi per quello che bisogna fare dentro il vulcano, per poter progredire ovviamente con l'esplorazione. Quindi qui cosa facciamo? Scendiamo e andiamo prima a sinistra. Non ricordo se devo andare a sinistra o a destra, però vabbè, posso andare da entrambe le parti.
Forzieruccio. Demon Armor, signori. La Demon Armor che noi abbiamo ottenuto tramite le ciocografie è disponibile soltanto adesso. Il pozzo non si muove se non si abbassa la leva 3 volte. Leo la talpa. Ecco, vedete? Qui c'è un altro suggerimento. Mostri, vediamo se sono quelli che mi servono a me. No, non siete quelli che servono a me. Quindi vi posso eliminare. Ecco, Vivi che è andato in trance. Madonna, Vivi. No, non me la posso perdere questa cosa. Vi prego, non uccideteli. Cioè, non ammazzate nessuno. No, non la posso perdere questa occasione. Non morire. Ok. Non morire. Madonna mia, quanto gli ho tolto. Non morire. Benissimo. Completamente disintegrato. Non si sono visti neanche gli HP che gli ha fatto. Proprio morto. Talmente OP. Flare, quanto è bella Flare. È la mia magia preferita. È la mia magia. Ecco, 9999, quasi visto. È la mia magia in assoluto preferita di tutto Final Fantasy. Flare. È fighissima. Divinazione imparata. Ok, quindi vabbè, divinazione tu la imparavi con l'arma. Quindi ok, sti cazzi. Aspetta, qui si ci poteva... No, cazzo, ho sbagliato. Devo andare lì nel cunicolo qua. Esatto. Oh, qui c'è un amico. Ehi, amico Mondu. Io mi sa che... No, non ho la lettera per te. Mogu Shop. Quindi qua possiamo comprare roba. Che poi, se non sbaglio, devo consegnartela anche a te la lettera. Quindi mi sa che prima devo andare a destra e poi di qua, vero? Perché qui ora c'è... Esatto, vabbè, ok. Oh! Sorpresa. Jumpscare. Questi sono nemici... a cui dobbiamo... Che dobbiamo mangiare. Sono nemici che dobbiamo assolutamente mangiare. Per cui... Quina. Mantra magia. Ok, non crepate, per favore. Ale. Gidan che va in trance. Bene. Ne approfittiamo con Gidan per rubare. Così accumuliamo nel frattempo i ruba. Quina, ti prego, colpisci. E tu non fare magie strane perché sennò t'ammazzi dopo. Eccala, ovviamente. Mi sembrava strano che lo colpissi, ma... Rubiamo ancora con Gidan, anche se credo che non abbia più niente addosso, ma... Eccala. Niente, Quina zero. Quina, sei veramente di poco aiuto. Sei veramente di poco aiuto. Dai, su. Rubato Elisir. Ce la facciamo prima o poi, eh? Cioè, non... Vai che Gidan è morto. No, non è morto. Ok. Ah, è incredibile. Cioè, tutte ste volte che mi fallisce... Tutte ste volte che mi fallisce... La mantra magia è incredibile. Ho una sfiga assurda.
Cioè, se lo attaccavo normalmente mi sbrigavo prima. Oh, finalmente l'ha colpito. Ok, ora non fare magie strane, stai fermo. Non fare cazzate. Ok, tornado va bene. Che tra l'altro tornado sarà la stessa tecnica. Non ci credo che è morta Quina. No, vabbè, io non ci voglio credere. Bello. A chi gliela fa... Che cazzo ha fatto Elisir? No, vabbè, non ce la posso fare. Dai, madonna, che palle. Cioè, ci siamo bloccati così, veramente, incredibile. Cioè, ci siamo bloccati veramente in un fazzoletto. Ci siamo, cioè, facciamo le cose pazzesche e poi per una minchiata del genere, per assimilare una tecnica, perdiamo tre quarti d'ora. Cioè, veramente... Questo è Final Fantasy... No, vabbè, non ci credo. Cioè, guarda, guarda che ci moriamo. Vabbè, Vivi non può morire perché assorbe tutti gli elementi, quindi... Alleluia. Dai, forza, mangiati sto kebab. Grazie a Dio. Ok. E la prima tecnica l'abbiamo presa. Madonna, che palle. Consumiamo un po' di pozioni, tanto poi le ricompriamo, sti cazzi. Giusto per avere un po' di vita, non mi interessa essere full. Ok, quindi andiamo qua. Elisir, che giustamente ci ricompensano da quello che abbiamo sprecato. Abbiamo bisogno di incontrare un altro nemico, però. C'è un'altra tecnica che dobbiamo apprendere con Quina. Purtroppo sì, ce n'è ancora un altro. Quindi andiamo da questo lato. Eccoti qua. Moran. Esatto, consegno la lettera a Moran. Una lettera da Molisha? Grazie, Cupo. Mittente Molisha, destinatario Moran. Caro Moran, Artemisio mi ha detto che se l'è messo tutto addosso. Certo che poi il Mogunet non funziona. Però lo capisco. Anch'io una volta me lo sono messo ed ero davvero fantastico, Cupo. Molisha. Ora capisco perché ultimamente non arrivano più tante lettere, Cupo. Ti do questo per ringraziarti della consegna, Cupo. Sapete che vuol dire, vero? Devo chiederti un favore, Cupo. Consegneresti una lettera a Mondu? Sì. Ok. Facciamo una tenda giusto per rimetterci in sesto. Sì, ragazzi, dobbiamo tornare a consegnare i semi di Cupo. Perché questo? Perché Mondu, appena consegniamo appena consegniamo la lettera, ci darà degli altri semi di Cupo. Che però consegneremo poi, perché non c'è problema. Wing Edge. Poi, qua c'erano altri oggettini, se non mi ricordo male. No, non erano qua, erano mi sa sopra. Qua c'è l'indicazione, si consiglia di abbassare la leva una seconda volta. Peppe la talpa. Perché qui ci sono tutti i suggerimenti per farti andare avanti. La leva va abbassata tre volte in realtà, no?
E invece là ti dice: si consiglia di abbassare una seconda volta. Dogi di Tai Chi. Ok. E adesso, signori, torniamo indietro a consegnare i semi di Kupo. Oh, stavolta ti posso shottare. Già abbiamo appreso la tecnica, quindi sti cazzi. Ti posso buttare giù. Non dobbiamo perdere tempo. Toh, ti faccio vedere che cosa sono in grado di fare. Bello. Che bella, madonna, l'animazione, l'animazione di Flare è stupenda. C'è poco da fare. È la mia preferita. È assolutamente la mia preferita. Su Final Fantasy IX Flare è proprio la mia magia preferita, in assoluto proprio. Troppo bella l'animazione. La prima volta che la sbloccai, mi ricordo che... Anzi, io mi ricordo che nella mia prima run addirittura non sono mai riuscito a sbloccarla, perché non avevo acquisito la giacca nera. E io l'ho vista fare ovviamente la prima volta, se non sbaglio, a chi gliel'avevo vista fare. Forse a Kucha stesso, che poi mi fece appunto Flare addosso. E appena la vidi la prima volta sono letteralmente impazzito. Ho detto sta magia, ho detto dove si prende, dove si trova. E poi sono riuscito nella seconda run ad ottenere la giacca nera, e quindi appena ho letto poi che potevo prendere Flare, ho detto mamma mia, e la spammavo come se non ci fosse un domani. Anche perché Flare può trarre in inganno, perché in alcuni Final Fantasy assume una valenza di magia fuoco, o comunque una magia più potente fuoco, mentre in realtà Flare nella maggior parte dei casi è una magia non elementale, quindi si può utilizzare contro chiunque. Hai altri semi di Kupo? Me li dai? Va bene, grazie Kupo, ti do questo in cambio. Io mi sono fatto tutta sta strada per una piuma Phoenix. Ok. Il mio PG preferito su Final Fantasy IX? Oddio, in realtà è difficile, perché non ho effettivamente un preferito. Non ho effettivamente un preferito. Cioè, forse dal punto di vista estetico è Garland. Che tra l'altro non puoi neanche giocare, tra l'altro. Cioè, è un personaggio completamente estetico. Però, dal punto di vista estetico, appunto, probabilmente è Garland il mio preferito. Allora, qua acceleriamo un po', così almeno recuperiamo un po' di tempo. Poi vabbè, porta anche un nome importante, Garland, che... Diciamo, sono anche un po' di parte, eh? Vabbè, Garnet e waifu. Allora, l'abbasso. 1, 2 e 3. Ok. Anzi, prima di scendere però dobbiamo consegnare... Oh, eccolo qua. Allora, tu puoi crepare. Tu magia blu. Ecco qua, facciamo così. Oh, l'ho colpito al primo colpo, non ci credo. No, 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 no. Oh, godo. No, però non morire. Ok. Va bene, sentenza non mi interessa. Ok. Vai, Quina.
Gelicidio, che ancora non avevamo, Avevamo calore, ma non avevamo gelicidio. Si può apprendere anche grigliata in realtà, perché se avete notato, quei due nemici avevano le candele. Una candela blu e una candela rossa. Dalla candela rossa si può prendere grigliata, dalla candela blu si apprende gelicidio. Quindi andiamo a vedere un attimo le tecniche di Quina. Credo che ormai ci siamo. Ormai ci siamo per Quina. Manca l'ultima. Ci siamo ormai, ci siamo. Si stanno iniziando ad allineare tutte cose, Le tecniche, le abilità. Stiamo piano piano dando forma. Consegniamo la lettera. Grazie per avermi portato la lettera, Cupo. Caro Mondù, ho saputo che Artemisio l'ha usato tutto, perciò vado subito al Mogunet a fargli una bella ramanzina, Cupo. A proposito, tu non sai dov'è il Mogunet? Tanti Cupo da Moran. Ora che ci penso, neanch'io so molto della centrale Mogunet, Cupo. Ti do questo per ringraziarti della consegna, Cupo. Altri semi. Che però, oddio, potrei consegnare adesso per togliermi il pensiero oppure consegnarli dopo. In realtà, perché anche in questo caso ovviamente si devono consegnare, quindi facciamo una cosa. Leviamoci il pensiero, dai. Tanto abbiamo anche la possibilità di accelerare, quindi... ragazzi, purtroppo questa meccanica del fare avanti e indietro non sarà neanche l'ultima volta che la faremo. Nel CD4 c'è una delle side quest più brutte e orribili della storia di Final Fantasy 9 e di Final Fantasy in generale, ovvero la quest dei tre Piddu, Poddu e Puddu, come cazzo si chiamano i tre maiali sardi. Vedi, sempre colpa dei sardi. Perché i sardi devono essere così infami? Cioè, veramente, io non lo so. Proprio sti sardi che veramente io... Boh, vabbè. E ovviamente si scherza, perché io faccio la battuta perché appunto mi riferisco ad alcune mie conoscenze sarde. Però non ce l'ho con i sardi, assolutamente. Ma specifichiamo, perché non si sa mai. Hai altri semi di Cupo? Me li dai? Certo. Cosa mi dai? Un'altra piuma Phoenix. Beh, grazie. Ottimo. Benissimo. Grazie, piccolo moguri di merda. No, ovviamente noi amiamo i moguri, sono belli, patuffolosi, cucciolini. Vabbè, ci vogliono bene, eccetera. Io nuoto nel lago Turia. nuota. Stai attento a non affogare, però. Mi raccomando. Metti i braccioli. O magari poi ti fa fare la respirazione bocca a bocca da qualcuno, non so mai. Ciao Markur, buonasera a te. Allora, recuperiamo velocità da dove ci eravamo lasciati, così ci siamo tolti il pensiero di consegnare i semi di Cupo ai nostri amichetti. E qua possiamo scendere. Ok. Ecco qua un altro amichetto. Scoppio il primo. Con Gita nel frattempo rubiamo, così aumentiamo refurtiva, giusto per una questione mia personale. Hero Shot. Vediamo. 2000. Ok, stiamo iniziando ad ingranare anche con Hero Shot. Ok, va bene. Dai, piano piano faremo tutto. Eccoci qua. Gidan, quella è Eiko. C'è anche Kuja e tutti i maghinieri del villaggio. Eiko, l'hanno messa su un punto magico per estrarre gli spiriti. Esatto, è praticamente lo stesso rituale che hanno fatto con Garnet, se vi ricordate. Solo che Eiko non ha 16 anni. Ecco, Odino vieni fuori, che ovviamente è sbagliato come traduzione. Eccola.
Garnet che ha capito subito quello che succede. Daga, fermati. Capisco cosa provi, ci pensiamo noi ora. Presto, andiamo. Esatto, ora man mano che mangiamo le rane, man mano che aumentiamo il livello, perché non contano soltanto le rane, ovviamente, perché ero shot. Contano le rane e il livello di Quina. Quindi più è alto il livello di Quina, meglio è. Che strano. Che strano. Toppato. Cosa hai sbagliato? Tu cosa hai sbagliato? È colpa tua. No, tua. È la tua, ho detto. Fatela finita. È colpa di Son, è colpa di Zon. Ti sei sbagliato tu. Finitela, idioti. Non voglio sentire scuse. Prima ho sentito il potere di questa ragazzina. Continuate con l'operazione d'estrazione. Ma se continuiamo la bambina non sopravviverà. Si possono estrarre gli spiriti solo a chi ha compiuto 16 anni. Proprio non volete capire. Devo assolutamente far mio uno spirito dell'invocazione più potente di Alexander. Uno spirito sufficientemente forte che possa eliminare Garland. Quell'uomo è potentissimo. Mi annienterebbe in un istante. Se non mi disfo di lui prima di mettermi in marcia per terra, sarà lui ad annientare me. Non mi frega niente di questa ragazzina. Svelti, toglietegli gli spiriti dell'invocazione. Vedo come sculetta, Cuccio. Oh. Cupo! E tu chi saresti? Da dove esci fuori? Cuccia! Cupo, avete già fatto? No, c'è un Muguri che ci disturba. Forse l'operazione è fallita perché erano in due in un corpo solo. E allora uccidetelo, non abbiamo tempo da perdere. Cupo... Mogu... Svelta, nasconditi qui, dietro di me. Mogu, che fai? Questa scena è stupenda. Plot twist incredibile. Eiko, grazie di tutto. Cosa dici? Non ti preoccupare, Cupo. Sarò sempre vicino a te. Sarà di qua? Oh, wow! Ecco chi era in realtà Mogu. Battaglia scriptata, ovviamente, in questo caso. Eiko, invoca il meteo sisma. Ricevuto. Boom. Madonna, che animazione. Stupenda l'animazione. Guardate quanti danni. Madonna. Anzi, Madine, tipo. Madine. Per fare il giochino. Volevo restarti vicino così. Ho preso le sembianze di Mogu. Ma non preoccuparti. Io ti proteggerò per sempre, Cupo. E quindi ecco perché Mogu appunto aveva quel pompon di colore diverso. Cioè, non era effettivamente un Moguri vero e proprio. Eiko, sei ferita? Io no. Mogu mi ha protetta. Io non lo sapevo che era uno spirito dell'invocazione. Ha preso le sembianze di un Moguri e mi ha difeso contro tutti i cattivi. Proprio lei, che a vederla sembrava così fifona, ha lottato con tutte le sue forze per proteggermi. Davvero? E tra l'altro, ragazzi, ecco il titolo da dove prende il nome. Sacrificio. Ogni live che faccio avrà un titolo ben definito. Il fiocco di Mogu. La mia Mogu. Ottenuto fiocco. Che tra l'altro il fiocco in tutti i Final Fantasy è uno degli accessori più forti del gioco, perché il fiocco praticamente dà l'immunità a tutti gli status alterati. Quindi, cioè, immaginate quanto sia effettivamente forte
un accessorio come fiocco, che tra l'altro in questo caso in Final Fantasy IX è un accessorio unico, perché appunto si ottiene in questa maniera. È tutto ok ora. Mogu sarà sempre vicino a te. Vi ricordate il fiocchetto che ha detto Mogu? Io ti ho regalato il fiocco, tu ce l'hai sempre con te. E lui ha fatto vedere il fiocchetto. Non ditemi che era l'anima del Moguri andata in trance. Kuja. Un'esplosione di sensazioni avverse all'ambiente in cui si vive. Questo è ciò che provoca lo stato di trance. Cioè, tecnicamente qui è spiegato in maniera un po' errata, se devo essere onesto, perché in realtà le invocazioni non vanno in trance. Cioè, le invocazioni rilasciano il potere, nel senso che comunque un'invocazione può essere più o meno forte in base al legame che ha col suo evocatore, o invocatore in questo caso. Mentre Kuja ha erroneamente pensato che la summon, o per meglio dire l'invocazione, fosse uno stato di trance, cosa che invece lo stato di trance è diverso, perché viene appunto scatenato da quello che dice lui, quindi un'esplosione di sensazioni avverse all'ambiente in cui si vive, quindi una sorta di oppressione quasi. Uno stato che nasce dalla volontà di vivere o di difendere gli altri. Che diavolo dici? In altre parole, basta che ci sia un'anima, anche quella di un'altra persona, che abbia un potere soprannaturale che... Un momento. Ma c'è! È lì! Che cavolo farfugli? Non mi servite più. Aspetta! Oh! Vivi, attento! Siete uguali a questi due gemelli, che poi non sono neanche gemelli. Aspetta! E i maghi neri del villaggio? Vivi, è pericoloso! Dove vai da solo? Ecco, questa è un'animazione fatta apposta perché Vivi, se ce l'avevate nel party, esce automaticamente e viene aggiunta Eiko al suo posto. Perché appunto Eiko si trova in quella zona. Gidan, che gli succede? Non li avevamo sconfitti. Invece la magia di Kuja ha creato qualcosa. Questa sarà la BT di Zone e Son quando li metteranno su Opera Omnia. Eccolo! Eccoci. Carini. Molto carini. Allora. Magia blu. Cominciamo. Dove cazzo sei? Eccolo. Alito fetido. Gidan, ruba. Qua dobbiamo rubare. Ecco qua, perfetto. Alito fetido funziona. Rubato vaccino, ok. Ecco, fumo virale. Qua dobbiamo fare attenzione. Ora anche voi siete infettati. Esatto, praticamente ci hanno infettati. Quindi dobbiamo utilizzare i vaccini che noi abbiamo prontamente comprato. Solo che dove cazzo sono? Eccoli qua. Porcina dorata, ottimo. Facciamoli subito i vaccini, perché poi se no ce lo dimentichiamo ed è un malus brutto. Perché vaccino non fa prendere AP. Quindi... per cui facciamo attenzione. Ecco, qua dobbiamo fare anche attenzione a non eliminare il boss. Sì, che comunque alla forcina dorata l'abbiamo presa, quindi siamo a posto, però. Yes! Certo che ho mani di velluto. Non avrei potuto prendere la forcina dorata così facilmente. Non hai rubato niente. Ok. Vabbè, tecnicamente mi manca solo l'ultimo accessorio ormai. Abbiamo praticamente finito. Divertiamoci un po' mettendo qualche cosa di particolare. Che tanto non lo facciamo mai. Siamo talmente forti che ogni volta non lo facciamo mai. Eccoci qua, guardate che siamo belli brilluccicosi.
Se puoi evitare di ammazzarti, mi fai un favore. Ora non mi ricordo quanti HP hai, però non... cioè, se potessi evitare di farti... no, cioè, minchia, non gli ho messo siero a coso. Param, pam, pam, param. Dai, Gidan, ce la facciamo? Sono costretto a curare il boss. Sì. Acceleriamo un po', perché sennò qua ci stiamo 20 anni. Oh, Magile, perfetto, ce l'abbiamo fatto. Grazie a Dio. Allora, qui facciamo adesso una bella panacea. Qui rimettiamo difesa totale, giusto per fare il meme. Tu ruba giusto per... Te l'ho messo per fare reflex a te. No, per fare reflex. No, doppio reflex non ce l'ho con Eiko. Però ho reflex. Perché volevo farvi... volevo fare una piccola roba. Ok, non possiede più niente. Spero di non suicidare Eiko, perché non ricordo... cioè, nel senso, non le ho messo per fora reflex, mi sa. Perché se le ho messo per fora reflex sono un coglione. No, ok. Vai Eiko, facci vedere quanto sei OP. Grazie anche a Marcus che ti ha... che ti ha aiutato in tutto ciò. Oppelala. Non è un problema. Ci muori? Tra l'altro Eiko in trance in questa battaglia è perfetta, incredibile. Manco a farla apposta. È proprio perfetta. Ciao. Ok. Perfetto. 11 AP che in caso di vaccino, cioè in caso di virus e quindi senza vaccino non avremmo preso, quindi e infatti, come potete vedere, droppiamo anche 2 vaccini. Vivi, dov'è Kuja? È fuggito? Vivi? Sono andati tutti via con lui, anche se lo sanno che li sta ingannando. Ha detto che comunque non gli allungherà la loro breve vita. Quel bastardo. Scusate davvero, noi non volevamo. Non è colpa vostra. Dove sono gli altri maghi neri? Sono seduti di là, sono un po' depressi. Gidan, cosa posso dirgli per tirarli un po' su? Vedete come si è anche spaventato Gidan, talmente vivi è... cioè, talmente vivi è coinvolto emotivamente in questa situazione che non sembra neanche più lui. Cioè, Gidan ne aveva preso anche alla sprovvista. Dunque, quelli se ne vanno. Ehi, Vivi, dove vai? Io l'unica cosa che posso fare è stare vicino a loro. Cioè, guardate Vivi, ragazzi. Madonna, Vivi. Allora, Vivi dal punto di vista emotivo probabilmente il personaggio migliore di Final Fantasy IX. Credo che sia veramente... cioè, se Gidan non fosse effettivamente il protagonista, perché comunque Gidan ha anche una bella storia da raccontare, credo che Vivi possa addirittura essere superiore a Gidan per lo spessore morale e per la crescita che ha all'interno del gioco. Kuja, non te la perdonerò mai. C'è qualcuno? Donna.
E tu chi sei? E voi chi siete? E Kuja? Dove è andato? È scappato quel maledetto. Lo stavate rincorrendo? Vi sono davvero grata. Garnet che non parla. Voi... ma voi siete la principessa Garnet. Oh cielo. Quanti anni sono che non vi vedo? Come siete cresciuta? Vi siete fatta una signorina. Che fate qui? La conosci? Oh, la mia dolce mogliettina, Hilda cara, ti ho trovato, Kero. Eccoci. Non ricordavo d'essere sposata con un rospo. Sono io, Sid, Kero. Questa barbetta... è vero, sei proprio tu. Hilda, torna al Kero Castello, ti prego, toglimi l'incantesimo. Il tuo amato idrovolante te l'ha rubato Kuja, caro. Non mi importa, Kero, basta che tu stia bene. Oh, tesoro. Tu lo conosci, Kuja? A me è antipatico, se sei dov'è, dimmelo. Va bene, appena saremo al castello di Limblu ti dirò tutto quello che so. Che bella Hilda, tutta in HD. Ti ha fatto qualcosa, Kuja, Kero? Quell'uomo è atroce, ma con le donne è un cavaliere. Certo che quando inizia a parlare non la smette più. Perché? Cosa ha detto, Kero? Senza che io gli avessi chiesto nulla, ha cominciato a raccontarmi delle sue mire. Mi sono stancata da morire a sentire tutte quelle storie. Erano davvero aberranti. Perché, Kero? Ha detto che viene da un altro pianeta e vuole usare il nostro per impossessarsi di una potente energia. Un mezzo per raggiungere il suo fine pare sia l'Hildegard I. Sono informazioni da tenere in chiaro conto. Devo parlarne a Gideon e a tutti gli altri. Ha detto che però non era nei suoi piani rapirmi. Per come parlava mi ha dato l'impressione di essere un tipo molto narcisista. Ma perlomeno non è un donnaiolo come te. Aia, ci risiamo, Kero. Ha toccato il punto dolente. Ti chiedo scusa, Kero. Mi sono accorto che senza di te non posso vivere. Davvero? Non sei venuto a salvarmi solo per avere il tuo idrovolante indietro? No, Kero, l'ho fatto per te. Ti prego, perdonami. Trasformami in uomo. Basta con i rospi e gli scaraburi. Ti prometto che non guarderò più nessuna donna. Mi posso fidare? Certo, lo giuro. Giurin giurechello. Giucherello. Va bene, ho capito. Hanno le loro incantesimo. E ovviamente la principessa che bacia il rospo. Ma se mi tradisci di nuovo, non te la caverai come stavolta. Farò il bravo, Kero. La prossima volta ti trasformo in un boggy. Perdonami, ora fai presto. Va bene, va bene. Eccolo! Guardalo che fregnaccio con quei baffi. Madonna, ma i baffi di Sid sono stupendi comunque. Cioè, praticamente ha i baffi che gli fanno da... non lo so, da spada, tipo. Ah, sono di nuovo un uomo, Kero. Possiamo finalmente, Buri, procedere ai lavori dell'Hildegard III, Kero. Guardalo che figo. Ma poi ha le gambe scoperte, com'è combinato? Ah, tipo il kilt, ma com'è? Non l'avevo mai notata sta cosa. Io pensavo che avesse tipo i collant di sotto o tipo dei leggings color pelle, ma mi sembra che sia nudo in realtà. Quali sono le ginocchia? Oh no, accidenti. I versi da scaraburi e da rospo mi sono rimasti. Oh caro. Perdonami, Hilda. Cioè, mi sembrava una di quelle vesti nobili, tipo con i collant bianchi, tipo di sotto. Invece sembravano proprio le gambe nude. Gideon. Daga? Signor Gideon. Perché? Perché ora ti comporti così? Gideon, svegliati. Eh? Oh. Ma era un sogno? Cosa vuoi? Ti chiama Hilda. Vai nella sala del consiglio. Va bene. Peccato però. Volevo sognarla ancora. Come? Niente, niente. Ok. Prima cosa da fare. Moguri. Mokku. Mogunet. Eccolo qua. Devo chiederti un favore, Kupo. Consegneresti una lettera a Kumore, Kupo? Yes. Grazie, Kupo. Ok. Salviamo. Visto che abbiamo completato una parte di trama molto importante in realtà del gioco. Adesso
Adesso c'è una di quelle parti che rende felici i giocatori di ruolo, che ti rende la vita un po' più bella, forse, da, sotto certi punti di vista. E adesso vi farò vedere che cosa intendo. Allora, andiamo alla sala del consiglio. Terzo livello, ovviamente. Na 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 na. Può passare solo chi ha il permesso del Granduca. Ah no, vero, la sala del consiglio è quella di sotto. Quella è la sala del trono. Eccoci qua. Chi è questo vecchio? È il Granduca Sid. Eh? Il solito il solito maleducato. Sbaglio o graciti ancora? Non Romburi! Ma è ridicolo! Guarda Vivi come se la ride. Fatelo stare zitto. Hilda, parla tu. Vi ho convocati per riferirvi ciò che ho sentito da Cucia. Fate attenzione a ciò che vi dirà. Potrebbero esserci degli indizi. Non vedo la principessa. Stavolta la vado a cercare io. Pensavo di utilizzare il Narciso Blu per costruire l'Hildegard III. Prosegui tu, Hilda. Spiegagli la storia. Insomma, cos'hai sentito da Cucia? Lo so che è difficile a credersi, ma vi prego di ascoltare ugualmente. Cucia sta usando il nostro mondo per impossessarsi di una potente forza. Una potente forza? E poi che ci fa? Questo non lo so. Ha detto anche che lui non viene da questo pianeta. Boom! Tutti scioccati. Cosa? Chiama il nostro mondo Gaia. Il pianeta da cui viene lui lo chiama Terra. Un altro pianeta? Terra. Evento in tempo reale. Tutti all'opera. E ora qui, diciamo, tutto quello che abbiamo visto a Oliver prende un senso nuovo. Perché vi ricordate che c'erano i due pianeti che si univano, tutte quelle scritte, tutte quelle robe? Picciotti, come vanno i lavori, ah? È tutto un macello, è tutto da rifà. Ha ragione Nercinan. Ma Poken a Poken facciamo tutte, ya? Non si finisce più, porca miseria. Tutto è torri sonno. Arrampicarci dobbiamo. Tempo ci vuole, capito? Ci vuole più di quanto pensassi, ah? Non è neanche qui. Eh? Ma dov'è la mia principessa? Che ci fai qua, ah? Voi cosa fate qui? Io non sto facendo niente di sospetto. Piuttosto voi. Come ti permetti, cavaliere di latta? Non ci vedi che stiamo a lavorare come dei somari? Capito ci hai? Ci prendi forse per delinquenten? Scostumato! Hanno ragione i picciotti, ah! Eh? Ti aggiri con quella faccia da disperato, ah! Che cerchi? Palla! Che succede, ah! Posso fidarmi di voi? Siamo gente per bene noi, ah! Ecco, è sparita la principessa. Nel castello non l'ho trovata, così sono venuto a cercarla al borgo. Proprio tu la cerchi, picciotto, che ti perdi 3 volte su 2, ah! Lo so, però lascia fare ai miei picciotti. Conoscono la zona come le loro tasche, ah! Siete d'accordo, ah? Forza, datevi da fare. Vi ringrazio umilmente. A buon rendere. Ok. Terra e il nostro mondo sono collegati dall'isola splendente. Allora forse lo troviamo lì quel bastardo. Ma dall'isola splendente non si può andare direttamente a Terra. Chiaro che non si può. La vita non è mica un gioco. Se ci si potesse andare non si chiamerebbe l'altro mondo. Come possiamo fare? Non ho ancora finito. Il luogo in cui sono uniti i due mondi è chiuso da un sigillo e da qualche parte dovrebbe esserci una chiave. Una chiave per sciogliere il sigillo? Sì, ma dove? Cucia parlava del castello a nord nel continente dimenticato.
esiste una cronaca di un avventuriere, Ibsen, sul castello a nord nel continente dimenticato. Nella cronaca Ibsen scrisse che lasciò la ricerca a causa di un dirupo che non gli permise di proseguire. A parte la cronaca non ci sono altre fonti informative. Il castello non ha neppure un nome. Noi lo chiameremo il castello di Ibsen. Il castello di Ibsen. Ci stiamo per avventurare in una terra sconosciuta. Altro evento in tempo reale. Cantiere in sussulto. Oh, è la prima volta che sentiamo questa host. Ed è una host importantissima questa, perché come vi ho anticipato, apre le porte alla libertà di gioco. La libertà di gioco per un Final Fantasy, ma soprattutto per un giocatore di Final Fantasy, è praticamente ossigeno. Quindi respirate con me, fate dei bei respiri profondi sentendo questa host, perché a breve potremo respirare ancora più forte. Come procedono i lavori? Ehi, Granduca Sid, siete di nuovo un uomo. Vedo che siamo a buon punto con i lavori di restauro. Il motore è completato. L'abbiamo fatto rivisitato. Il progetto abbiamo fatto rivisitando il progetto dell'Hildegard II. Per la carrozzeria invece abbiamo avuto delle difficoltà. Pensavo di usare quella del Narciso Blu. Perché? Quando ci sono salito mi è sembrata eccellente. Inoltre ho fretta di terminare i lavori. Ho già il progetto chiaro in testa. Seguite le mie indicazioni. Faremo prima. Preparate gli attrezzi. Si comincia, ragazzi. Ricevuto. Ok, la sentiremo presto questa host di nuovo. Questo è tutto quello che so. Sono sicura che al castello di Ibsen verrete a capo di questa storia. Come hai fatto a farti dire tutte queste cose da Kuja? Io non gli ho chiesto niente, è lui che si è messo a parlare. Più parlava e più perdeva coscienza di quello che diceva. Non gli ho fatto nemmeno una domanda. Sicuramente non pensava che avrei potuto ostacolare i suoi piani. A noi non avrebbe raccontato niente. Quel Kuja è brutto e cattivo, si prende gioco dei miei amichetti. Ok, comunque la meta è decisa. Il problema è come andarci. Dobbiamo solo aspettare che l'Hildegard III venga completato. Gidan, una cosa importante. Che vuoi ora? Ho cercato la principessa nel castello ma non c'è. Mi sono fatto aiutare anche dai Tantalus, ma niente da fare. Non è a Lindblum? Può essere solo lì. Hai idea di dove possa trovarsi? Forse. Aspettate qui, tornerò con lei. E qui, nuovamente alla ricerca di Daga. Oh, dove andate? A cercare Daga, capito ci hai? Perché? Tu dove vai? Pure io, però perché andate di là che già ci avevamo cercato? Dovete guardare dove non siamo ancora stati. Ercina come capo è peggio di una disgrazia. Hai ragione, fratello. Ti sardi, mamma mia. Difficile anche da doppiare. Ciao Carmen. Blanca e Marcus, quanto tempo? Come state, amigos? In ottima forma. E tu? Il teatro va bene? Non ci si arricchisce, ma è muy divertente. L'importante è quello. Hai saputo del covo? È ridotto in polvere, sarà un bel casino risistemarlo. Compare, io ho fatto. Sì, sì, tu va. Siamo ad Alexandria per cercare Daga. Tu non sai dov'è? Daga? Non l'ho vista por nada. Perché la cercate? La volete rapire de nuevo? Nein, nein, la cerchiamo soltanto. Scherzavo, Marcus. Comunque, se la vedo, ve chiamo, amigos. Grazie. Se Blanca e Marcus restano qui, anche Gidan starà qui. Che poi è qui, però chi? Boh, vabbè. Che strano. Ero sicuro che fosse qui. Dove posso cercare ancora? Gidan, qua sei, ah. Boss, avete trovato Daga? No, picciot. Però ho visto quella, ah. Quella? Sì, quella, ah. Vado a vedere se è ancora lì, ah. Aspetta, boss, si può sapere di chi parli? Quella. Boss, dove vai? Dov'è questa? Prima era là, ah. Là?
Ah, ora ho capito di chi parli. Con tanto di host di sottofondo. Eh? Tipo lei si affaccia, lui si affaccia. Eccola. Lui si affaccia, lui ci va, non si vede. Cioè io non l'ho mai capita sta scena. Cioè si dovrebbero incrociare in un modo o nell'altro, eppure non si vedono. È sparita. E poi spunta da quel lato. Cioè, boh. Baciamo le mani. Cambia ancora. Tu sei Calò? In persona. Onoratissimo, ah. Sono il rapitore di Garnet. Dimentichiamo quella storia. È acqua passata. Non sei più arrabbiata? Meno male. Che sollievo, ah. Quasi non ci dormivo la notte, ah. Boss, prima parlavi di Beatrix, vero? Eh? Ecco, e si sono incontrati. Come vedete, Alexandria è stata rasa al suolo. Nel caos totale ho tentato di dare aiuto al popolo con l'ausilio del Cavalier Steiner. Una lotta in cui mi sono resa conto delle mie debolezze. Steiner era preoccupato per te. Perché non vai a salutarlo? E poi c'è Daga, è ammutolita per il trauma. Povera principessa. Forse è meglio se per un po' non torna qui ad Alexandria. La città in questo stato la farebbe soffrire di più. Volevo parlarti proprio di questo. Credevo di trovarla qui, invece non c'è. Se è tornata ad Alexandria, forse io so dove potrebbe essere. Dove? In un posto in cui andrebbe senza ombra di dubbio se fosse qui. Gidan, fammi un favore. Se vedi la principessa, dille di non preoccuparsi per il suo regno. Deve prendersi cura di se stessa, del suo corpo e della sua mente. Io lo riferirò. Vorrei anche che le consegnassi una cosa. La granata, che poi vabbè, oddio. Cioè, in realtà sarebbe il granato, perché la pietra preziosa è per l'appunto granato. La granata è un'altra cosa, quindi mi immagino la scena di Beatrix che consegna la granata a Gidan e praticamente scoppiano tutti, però ovviamente non è questo il significato. Affinché torni in forza per quando ad Alexandria regnerà di nuovo la pace. Esatto, che sarebbe il Garnet, no? Quindi proprio il granato, inteso come pietra preziosa. Ed effettivamente c'è solo un posto dove poteva essere Garnet in questo momento, ovvero la tomba di sua madre. È normale, no? Torna a casa per salutare sua madre. Daga, ti ho trovata. Gidan, ti è tornata la parola. Io è da quel giorno che non faccio altro che pensarci. Sono la regina d'Alexandria ora, ed è il mio dovere riportare la pace. Ormai sono tornata nel mio paese, ma confesso che sarei voluta restare ancora un po' con voi. Perché? Spiegami. Quando mia madre era viva, sognavo ad occhi aperti di essere una regina saggia e amata dal popolo. Mi atteggiavo da nobildonna e fantasticavo di avere la stima di tutto il mio regno. Ed ora che mia madre è morta e io sono la regina, non so come guadagnarmi il rispetto del mio popolo. Non ho le qualità, non ce la faccio. Il popolo mi detesterà. Ma vedi che non è nessun popolo per ora. No. Io non ho le forze, non ho la capacità per difendere il regno. Ah, già. Beatrix mi ha dato questo per te. Tieni. Ecco, vedete la pietra che si vede in alta definizione stavolta. Ma questa è la granata. No, si scherza ovviamente, si mema. Questo sarebbe tipo, sarebbe il granato, si dice. Penso che sia, perché comunque vi ha detto al maschile. Esatto, è una pietra bellissima, non credi? Com'è lucente. Questo gioiello era solo un sasso, ma supplicava il mondo di farlo diventare una gemma preziosa. Diceva, voglio brillare. Così la pietra passò di mano in mano, ed ora finalmente splende. Splende nelle tue mani, Daga. Questo per dirti che il momento di gloria arriva per tutti. Anche per te. Verrà il giorno in cui il regno avrà bisogno di te, e il giorno in cui tu avrai bisogno del tuo regno. Non temere, la tua luce splenderà ad Alexandria e nel mondo intero. Grazie, Gidan. Vorrei scusarmi per quando non sono voluta restare con voi. Non importa, sento che ora è diverso. Senti, Gidan, mi presteresti quella cosa? Quale cosa?
La cosa che mi hai prestato quando mi hai fatto prendere quella decisione importante. Eccola là. Grazie. Ecco, io quando ho visto per la prima volta questa scena mi sono cacato addosso, ho detto ora s'ammazza. La prima volta che ho visto questa scena ho detto ora s'ammazza. Gidan, ricordati di me, di come sono ora. Cioè, dopo che tu mi dici una frase del genere, io ho detto qua s'ammazzavo. Infatti Gidan ora dice ma che stai facendo? Ferma. Invece, come qualsiasi donna, quando si prende una decisione importante, ci si taglia i capelli. O almeno, la leggenda narra questo, no? Che ad ogni decisione importante una donna cambia il look, o cambia il colore, cambia il taglio di capelli. E qui è successa la stessa cosa. E tra l'altro le è venuto un taglio perfetto, eh? Cioè, si è tagliata praticamente lei con un coltellaccio. Ha tagliato i capelli con un coltellaccio e gli è venuto un taglio perfetto. Perfetto. Incredibile. E nel frattempo, finalmente possiamo sentire nuovamente la host della libertà. Perché ti sei tagliata tutti i capelli? Principessa, cosa avete fatto? Scommetto che la colpa è tua. Le avrei sicuramente detto che con i capelli lunghi stava male e... Come ti sei permesso? Ehi, calmatevi tutti, io non ho detto un bel niente. Infatti, Gidan non c'entra niente. Eh? Daga, parli! Sì, scusatemi per tutte le preoccupazioni che vi ho dato. Perché ti sei tagliati i capelli? Erano così belli. Mi stanno male, corti? Oh no, stai benissimo. Grazie, Eiko. Adesso però è ora di passare all'azione. Guardando Steiner malissimo. Erin, sai dove siamo diretti, vero? Sì, signore. Al castello di Ibsen, nel continente dimenticato. Brava. Dobbiamo sciogliere il mistero sull'isola splendente. L'unico ingresso per Terra. Sono certo che a Terra verremo finalmente a capo di questa storia. Tra l'altro adesso si può notare sempre bene il culo di Garnet, oserei dire, perché senza i capelli lunghi che coprivano il culo, adesso si può guardare sempre bene. Quindi brava Garnet, che ci hai reso un servizio incredibile. Sì, anch'io. Capiremo cosa sta tramando Kuja. Dopo il decollo, premi Select e controlla sulla mappa la direzione per il castello di Ibsen. Se ti metti sopra un punto luminoso della mappa e premi A, in questo caso X, inserirai il pilota automatico. Premi Y nella cartina più grande, avrai tutte le informazioni sul funzionamento del pilota automatico, che sarebbe triangolo. Ma quando volete cambiare i quattro membri della squadra, venite pure a parlarmi. Spero di esservi d'aiuto, capitano. Ehi, non c'è bisogno di essere tanto formale. Rilassati e goditi la gita. Ok, anche in questo caso possiamo rimettere il party e notate che Garnet adesso è non solo contenta, ma ha cambiato la sua immagine, non è più triste, è contenta con i capelli corti e finalmente non è più distratta. Quindi da questo momento in poi Garnet ritornerà ad essere utilizzabile al 100%, a differenza di prima che aveva quelle sue crisi, si assentava, era distratta, non faceva i comandi, eccetera, eccetera, che era una rottura di coglioni. Adesso finalmente è tornata ad essere utilizzabile al 100%. Io però per il momento continuo ad avere, voglio avere lo stesso party. Non è il momento di avere ancora Garnet, Eiko, eccetera, eccetera. Esatto, aveva una sorta di handicap. Adesso finalmente abbiamo finito. Allora, per prima cosa rientriamo all'Inblum e torniamo indietro. Ecco, andiamo al ponte.
Perché qui ci sono delle piccole cose che dobbiamo raccogliere, che si possono raccogliere soltanto una volta. Quindi fate attenzione quando fate questa manovra, perché potreste perdere definitivamente questi oggetti. Allora, scendiamo. Parliamo con Amaranth. Per cercare l'altro mondo bisogna girare come pazzi su questo. È proprio il colmo. Ah, Gidan. Fra poco si parte. È tutto pronto. Benissimo. A questo punto non cambiate la schermata e salite qua per ottenere l'elisir, perché appunto stavate vedendo che Erin stava trafficando, no? Ecco, prendete l'elisir, poi qui c'è una tenda e dopodiché potete cambiare schermata. Però perché non dovete cambiare schermata subito? Perché se voi provate a tornare indietro, qui è chiuso e non si potrà più aprire, quindi perdereste l'elisir, perdereste questo oggetto e perdereste anche la tenda qua sotto. Quindi bisogna prenderli subito, altrimenti si perdono per sempre, quindi fate attenzione. Ok, e a questo punto possiamo tornare indietro tranquillamente. Se volete parlare con gli altri, parlate con gli altri tranquillamente, e arrivati qua possiamo uscire. Yes. Ok. Oh, finalmente si vola, si vola, siamo liberi, guarda che bello. Ah, tocchiamo l'acqua, saliamo. E tra l'altro l'Ildagard terzo lo avremo veramente per pochissimo tempo, perché dopo aver sbloccato questa funzione, cioè dopo aver sbloccato l'Ildagard, come è successo con il Narciso Blu, se vi ricordate, è possibile far evolvere il Chocobo. Quindi, che cosa dobbiamo fare? Signori, è arrivato il momento di prendere il Chocobo definitivo. Non so quanto tempo perderemo, perché non so quanto tempo si perderà effettivamente. Però è arrivato il momento di prendere le ultime ciocografie. Speriamo che io quasi quasi le prenderei al ciocogolfo e non qua, perché credo di poterle prendere anche al ciocogolfo. Il ciocogolfo è più comodo per scavare rispetto al ciocobosco, che devi salire su e giù, mentre invece il ciocogolfo è più piccola come zona, la possiamo gestire meglio. Se non ricordo male, le ciocografie le posso prendere anche qua. Non ho bisogno di andare al cioco bosco, vero? Esatto. Ok. Signori, si comincia. Dobbiamo prendere... Dobbiamo trovare le ultime ciocografie. 200 kill, male. Antidisturbino. Erba Ghisal. Non so tra l'altro se ho trovato tutte le ciocografie. Eccezionale. Ok, let's go. Erba Ghisal. Va bene. Quanta kill. Dai su. Antidoto. Ne hai trovati tantissimi, accidenti. Sei un fenomeno. Beh, ho la velocità, la sfrutto. Se non fossi stato in live era un discorso diverso. Becco indurito. Ok. Tra l'altro devo portare anche il becco poi al livello 99, giusto per fare le cose, per fare le cose come giusto che sia. Gemma grezza. Pepe mortale. Pozione. Dai su. Anche perché ormai ne mancano poche di ciocografie. Mi mancano 4. Quante me ne mancano ormai?
Collirio. Ago dorato. Così almeno qua siamo più veloci. Bravo, il becco si è indurito. Dai, su. No. Pepe mortale. Erba ghisal. Ma cazzo. Oh. Che devo andare veramente al ciocobosco, ma io mi ricordo che anche qua si possono prendere, che alla fine non cambia, che sennò me l'avrebbe detto che non potevo trovare più ciocografia, quindi antidisturbino. Dai, che l'altra volta ci siamo stati veramente poco. Ce le avevamo trovate tutte subito le ciocografie la volta scorsa. È stato troppo bello per essere vero. Pepe mortale. 50 kill, 68 il mio becco che diventa più duro. Dai. Le ciocografie si possono trovare ovunque a prescindere, ma le ciocografie normali... In questo caso io anche qua mi sa che le potevo trovare. Se no ora andiamo al ciocobosco e amen. Va bene, andiamo al ciocobosco, dai. Non voglio perdere tempo. Perché sono sicuro che al ciocobosco si trovavano. Quindi. L'ho trovato, non l'ho visto. Antidoto. Pepe mortale. Antidisturbo. Madonna, levo 77 con una beccata. Cinquanta kill. 50 kill. Ago dorato. Madonna mia.
Gemma Grez. Maledetto Chocobo. Niente, oggi siamo di sfiga purtroppo. Quanto è stato bello che la volta scorsa l'abbiamo trovate tutte subito. Pozione. Erba Ghisal. $200 kill. Dai, ma porca miseria. Cioè, trovo le profondità giuste, però mi trovo i 200 kill. Infame che non sei altro. Erba dell'eco. Erba Ghisal. Purtroppo, essendo le ultime... No, ciocografia. Ok, ma questa credo dovrebbe essere l'ultima. Credo che le abbiamo trovate tutte le ciocografie. Vediamo se è così. Ne ho no, l'ultima mi manca. Aspetta, cosa sto leggendo? Beh, devo trovare l'ultimo ormai, ragazzi, quindi... Comunque io mi ricordo che si possono trovare anche nel gioco golfo. Più che altro è perché non ne sono sicuro al 100%, perché le cercherei lì, sinceramente. Il gioco golfo è molto più semplice da un certo punto di vista. Lo spazio è più piccolo. Pepe mortale. Allora, mi manca l'ultima ciocografia. E poi le altre invece, purtroppo, dobbiamo andare a culo. Anche perché, vi ripeto, sarà tecnicamente il Moguri stesso che vi dice quando potete o non potete trovare nulla, quindi... Cioè, le ciocografie si sono già sbloccate, le ultime, perché sono collegate al fatto che tu possa volare. Quindi nel momento in cui tu puoi volare, con la nave, in questo caso con l'Hildegard, tecnicamente puoi volare anche col Chocobo. Cioè, ti danno la possibilità di fare la stessa cosa, no? Come abbiamo fatto col Narciso Blu. Che se vi ricordate, abbiamo preso il Narciso Blu e praticamente subito dopo avevamo già il Chocobo che praticamente poteva andare in acqua. È la stessa identica meccanica, è uguale. Ci sono degli indizi che giustamente il gioco vi dà per farvi capire che comunque potete andare avanti e potete progredire con... Oddio, cos'era? 15 punti mi ha dato, era la ciocografia? Mi ha dato un sacco di punti.
Pepe mortale. Ago dorato. Allora, cosa abbiamo trovato? Aspetta, erba ghisal, erba dell'eco, pozioni. Ah no, l'ultima ciocografia, ok. Ecco cos'era. Ok, le abbiamo trovate tutte. Ecco, vedete? Abbiamo finito le ciocografie. Non dirmi che hai raccolto tutte le ciocografie, Cupo. Allora puoi ricostruire la ciocografia intera. Capisco che vuoi vedere cosa c'è inciso dietro, ma forse ora è meglio andare a cercare i tesori, Cupo Cupo. Cioco dice che ha scovato tutte le ciocografie che c'erano qui, Cupo Cupo. Magari ci sono altri posti in cui puoi andare usando il pepe mortale, Cupo. Ok, quindi qua sono finite. Non mi... Ecco, perché ora tecnicamente io posso aprire il menu delle ciocografie. Esatto, eccola qua. Adesso... sbloccando questa, cioè trovando il tesoro di questa, possiamo trovare le altre ciocografie. Perché noi dovevamo aprire, noi dobbiamo praticamente trovare tutte le ciocografie per trovare questa. Una volta trovata questa, si possono trovare le ultime tre. Allora, questa si trova esattamente qui. Questa me la ricordo bene perché non me la posso mai scordare. Si possono trovare in entrambi i posti, ve l'ho detto, sia al golfo che al bosco. È uguale, non cambia. Ecco, dovrebbe essere questa, giusto? Sì. Ok. Ultimo fumo. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo finalmente il Chocobo OP OP OP. Perché una volta che si prendono tutte le ciocografie si sblocca questa. In automatico. Viandante nostalgico, aspettavo il tuo ritorno. Wop. Cioco, ora sei in grado di volare nei cieli infiniti. Potrai spiccare il volo dal bosco verso il cielo e scendere giù in picchiata dal cielo verso il bosco. Ormai hai tutte le abilità. Vai pure, ti aspetterò qui. È questa la tua dolce casa. Esatto, signori, perché qui adesso abbiamo la possibilità di volare con il Chocobo e scoprire le ultime ciocografie che si trovano per l'appunto in delle isole. Che poi tra l'altro il Chocobo dorato è praticamente identico al Chocobo originale perché nella versione PC sono tutti scoloriti. Quindi sono praticamente... cioè il Chocobo iniziale e il Chocobo finale sono identici. Ok, a questo punto ritorniamo al Choco Bosco ormai. Ecco qua. Ehi Choco, hai cambiato di nuovo colore, congratulazioni. Credo di aver capito a che serve il pepe mortale, Cupo. Ecco, dobbiamo sbloccare il dialogo. Te ne sarei già accorto, ma se Choco mangia il pepe mortale per un istante è potentissimo. Con quella forza dovresti farcela ad andare al paradiso che io cerco da tanto tempo. È un luogo misterioso che non c'è sulla mappa, ma sono sicuro che lo troverai, Cupo. Esatto, in realtà non è che è un posto che non c'è nella mappa. Noi l'abbiamo già trovato, in realtà, il Choco Aeroparco, perché dobbiamo raggiungere adesso il Choco Aeroparco per trovare le ultime ciocografie. Solo che la posizione del Choco Aeroparco può essere modificata, cioè nel senso può cambiare nel tempo. Ogni tot si modifica e cambia. Quindi dobbiamo essere fortunati, tra virgolette, se non si sanno le ubicazioni del posto. Però, come potete vedere, noi adesso possiamo volare e andiamo a cercare nelle posizioni dove possa essere il Choco Aeroparco. Quindi vediamo se è qui, perché può essere in queste zone. No, qui non c'è. Quindi vediamo se è in mezzo al mare, perché prima era in mezzo al mare. No. Qui non c'è neanche. Ora dobbiamo vedere se lo troviamo nelle altre direzioni.
Anche perché le choco aerografie servono proprio per farci capire dove si trova il choco aeroparco. Quindi se noi leggiamo, se noi leggiamo le chocografie, ci fanno capire dove si trova il choco aeroparco. Cioè ci indicano praticamente tutte le zone. Allora, qua non c'è. Poi qua sotto non c'è neanche. Qua in mezzo al mare non c'è neanche. Vediamo, perché i luoghi sono pochi in realtà, quindi lo becchiamo prima o poi. Allora, aspetta, no, dov'era? Da questo lato. Sì, perché c'era quello vicino. Eccolo qua. Perfetto. Oh, una volta che si trovano queste zone fluttuanti, perché ovviamente lo scopo è trovare queste zone fluttuanti. Via. Purtroppo si sposta, quindi bisogna trovarlo nel momento, nel luogo giusto. Che sono comunque fissi i luoghi, eh? Cioè cambiano, però sono sempre gli stessi. Quindi se non è da una parte, è sicuramente da un'altra parte. Quindi c'è poco da fare. Ok. Ma ti rendi conto? Siamo in un'isola che fluttua nel cielo, Cupo. Magari torniamo sulla Terra e ci troviamo pure in un altro posto. Poi controlla sulla mappa. È davvero strano qua, il terreno è duro, Cupo. Ecco, infatti a cosa serve indurire il becco? Serve proprio perché qui il terreno è molto più duro, quindi sarà più difficile trovare le ciocografie. Non per noi che abbiamo il becco già di livello 80 praticamente, quindi. Secondo me sei più strano tu, Mene. Ok. Ah, tra l'altro abbiamo i punti necessari per poterci prendere la Eolo Jacket. Cioco beccata. Let's go. Andiamo a scovare le ultime ciocografie del gioco. Pepe mortale. Antidisturbino. Qua diciamo l'unica rottura di coglioni è che bisogna fare spesso e volentieri avanti e indietro. Pepe mortale. Erba dell'eco. Qui è il posto migliore, tra l'altro, per farmare i punti. Se volete farmare i punti per ottenere gli oggetti dallo shop di Mene, perché qua i punti sono alti di base, quindi. Pozione. Ciocografia. Bene. Abbiamo ottenuto la prima. Ok. Ne mancano altre due. No. Madonna mia. Il becco si è indurito di 7 punti. Minchia. No, 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 non è ancora arrivato il momento. Non è ancora arrivato quel momento. Quel momento lo faremo con calma. E lo faremo come giusto che sia. Ce lo dobbiamo godere il momento. No, no, era qua. No. Ciocografia, bene, manca l'ultima. Signori, finalmente ci siamo quasi. L'ultima ciocografia, abbiamo quasi concluso. Abbiamo quasi concluso la side quest. Qua paradossalmente
è anche più facile trovare i tesori, perché le zone sono molto strette. L'unica rottura di palle è quella di fare avanti e indietro. Tra una zona e l'altra, ma le zone sono molto ristrette, quindi trovare il tesoro è facile. Cioè, trovare i tesori sono facili qua. Anche perché, essendo l'ultimo luogo, ovviamente non potevano metterti un qualcosa di troppo difficile. Cioè, ormai il giocatore ha fatto tutto quello che deve fare. Questo è soltanto la ciliegina sulla torta, ecco, mettiamola così. Oddio, cos'era che ho trovato? Non l'ho letto. Non so se posso già festeggiare oppure no. Però erano 15 punti, quindi forse era la ciocografia. Era o la ciocografia o il pepe mortale, ma non credo. Erba ghisal. Poteva essere anche l'erba ghisal, effettivamente. No. Ciocografia, eccola qua, 30 punti. Perfetto, signori. Sono un po' emozionato, effettivamente, perché ogni volta che si finisce la side quest delle ciocografie, anche se ancora non abbiamo finito al 100%. Livello 99. Abbiamo anche il becco al livello 99. Ce l'abbiamo fatta. Choco dice che ha già scovato tutte le ciocografie che c'erano qui. Cupo cupo. Credo che ora puoi andare al paradiso della fantasia che non compare sulla mappa. Cupo. Anche Choco muore dalla voglia di andare. La chiave per arrivarci è di certo il pepe mortale. Cupo. O almeno credo. Eh sì, hai assolutamente ragione. Bene, scendiamo. E cosa importante... Vedete, il Choco Aeroparco nel frattempo si è spostato, perché si è spostato. Cosa importante da fare, non bisogna ottenere tutti i tesori subito, vedete? Qui abbiamo praticamente tutti i tesori adesso, ma prima di fare questo andiamo a scovare dove si trova veramente il paradiso. La chiave era il pepe mortale, no? Questo, diciamo che può essere considerato anche un rimando a Final Fantasy VIII, no? Se vi ricordate, su Final Fantasy VIII c'era il centro di ricerche che era praticamente buttato nell'angolo della mappa, no? Gli angoli della mappa anche in Final Fantasy VII ci hanno portato a un qualcosa di incredibile. Quindi chi ovviamente mastica un pochettino le regole, chiamiamole così tra virgolette, dei giochi di ruolo, ma soprattutto di Final Fantasy, sa che gli angoli delle mappe danno sempre qualcosa. E in questo caso... il Choco Paradiso. Finalmente lo abbiamo raggiunto. Quindi abbiamo chiuso ufficialmente la side quest, se così si può dire, delle ciocografie. Questo è il paradiso, Cupo. Bene, dove eri? Sapevo che lo trovavi. Così ti ho seguito, Cupo. Congratulazioni, Cupo. Vedete, possiamo girare con il nostro Chocobo verso gli altri Chocobo. Qua. E ci sono i Chocobo di tutti i colori, tra l'altro, no? Questo è il Chocobo normale. Infatti c'è una leggera differenza visti così. Dove il Chocobo normale è tipo giallo canarino quasi, mentre invece il mio è tipo biondo platino, sembra quasi essere, no? Cioè, la differenza si vede, ma nella world map non si vede un cazzo, quindi purtroppo sono tutti scoloriti. Via, saliamo. Bentornato, nostalgico Choco. Io sono Ciccio Cobo e qui siamo nel paradiso terrestre. Mi sarebbe piaciuto vederti arrivare da solo. Purtroppo però sei venuto mal accompagnato. Ma non importa.
Ora vorrei chiederti solo il piccolo sforzo di imparare la nostra lingua. Què. Invece, per quanto riguarda voi signori, salutate il vostro amico Chocobo che rimarrà qui con noi e vi prego di congedarvi. Què. Sono Mene e anch'io voglio vivere qui, Cupò. Come sei piccolino, Cupò? Mi dispiace, ma possono vivere qui solo i Chocobo. Non puoi fare un'eccezione. Assolutamente no. Madonna mia. E allora, Choco, facciamo presto con questi saluti. Ciao, Choco. Mi dispiace che ci sono ancora tesori che non hai scoperto, ma... Eh? Choco, avevi detto che volevi vivere in pace qui con noi. Come fai con questi tesori? Què. Vai e trovali tutti. Quando sarai pronto, ritorna da noi. Ecco qua. Bene, andiamo, Cupò. Ovviamente non trovare i tesori serviva a questo più che altro. Ti aspetto al solito posto, Cupò. Ok. Madonna che brutto però ho fatto il Chocobo su Final Fantasy IX in faccia. Proprio sembra... Madonna mia. Vabbè. Ok. Ovviamente non cambia nulla trovare i tesori, perché comunque Choco resterà comunque a far parte del gioco. No, ho sbagliato, che cazzo faccio? Volevo aprire il menu delle ciocografie. Ok, una volta trovato il paradiso però possiamo continuare finalmente la nostra ricerca degli ultimi tesori, che tra l'altro ci permetteranno di ottenere degli oggetti eccezionali. Allora, cominciamo così. Isola esterna, via. La peculiarità di questi ultimi tesori, per trovare le zone di questi tesori facilmente, c'è un trucchetto. Saranno tutte delle isole, che si trovano ovviamente sparse all'interno del gioco, ma sono delle isole con delle foreste, perché ovviamente il vostro Chocobo deve poter atterrare in quella zona. Quindi è ovvio che il gioco vi indica la zona, ma bisogna anche essere un po' intelligenti nel capire, ok... È un'isola, quindi ce ne sono diverse sparse nella mappa, ma quante sono effettivamente le isolette che hanno del bosco al loro interno? E allora lì il discorso cambia. Quindi, vedete? Praticamente ci sono delle isole come questa. Che però questa è un'altra ciocografia, quindi tanto vale che... Esatto. Tanto vale che prendiamo questa. O forse era al contrario? Perché questa è dove c'era il deserto, quindi dovrebbe essere l'isola esterna 2. O era veramente al contrario? Ah, contrario veramente, oddio. Ah, però aspettate un secondo. Perché, no, qui devo fare una cosa perché altrimenti... Visto che siamo pieni di carte... Qua qualcuna la dobbiamo togliere perché altrimenti perderemo delle carte interessantissime. Ok, trovato. Ametista, granata, armatura Genji e Laguna Rock. Brividi. Peccato che non ho messo Steiner, mannaggia ad Amarant che deve imparare le tecniche, infame maledetto. Maledetto infame. Esatto ragazzi, la Eolo Jacket, quella che abbiamo preso con i punti del Chocobo, insegnano a Vivi perfora reflex, cosa che in realtà non attiverò mai, perché ovviamente non attiverò mai perfora reflex, però è un'abilità che devo comunque apprendere, per cui si fa. Ciò che non posso farvi vedere in realtà, mannaggia alla pupazza, era il fatto che la Laguna Rock in realtà può essere considerata, eccola qua, è una spada che ovviamente utilizza Steiner
e può essere considerata tecnicamente l'arma finale di Steiner, anche se in realtà noi ne prenderemo un'altra. Ci sarà un'altra arma superiore alla Laguna Rock, che è un'arma più che finale, un'arma segreta in realtà. Perché dovete sapere che all'interno del gioco di Final Fantasy IX esistono due armi segrete di Steiner: l'Excalibur e l'Excalibur 2. L'Excalibur si ottiene tramite il famosissimo dito magico, che ancora non possiamo prendere, ma che potremmo effettivamente prendere, ma lo prenderemo più in là. Non abbiamo bisogno di rushare il contenuto in questo modo. Mentre invece la seconda spada, ovvero la seconda arma segreta, che tra l'altro è anche l'arma più forte di tutto Final Fantasy IX, è l'Excalibur 2. Excalibur 2 che va presa solo ed esclusivamente tramite una challenge, tramite letteralmente una speedrun del gioco. Perché? Perché bisogna arrivare in una determinata parte del CD4, ovvero all'inizio, o per meglio dire alla fine, del luogo dei ricordi e l'inizio del mondo di cristallo, entro le 12 ore di gioco. Se non si fanno tutte queste cose entro le 12 ore di gioco, l'Excalibur 2 è persa per sempre. Io nella mia PlayStation ho il salvataggio della mia partita con l'Excalibur 2 e un giorno, se riuscirò a capire come fare, lo farò vedere. Lo farò vedere. Semmai un giorno saprò come collegare la PlayStation, perché mi serve l'adattatore per l'HDMI più che altro. Però credo che scarto HDMI posso trovarlo su Amazon, quindi si potrà fare e lo farò vedere. Lo farò vedere. Non vi preoccupate. Non so se addirittura farò una clip e la metterò all'interno dei video che farò uscire su YouTube. Potrei farla sta cosa in realtà. Potrei farla. Vediamo, vediamo. Me la penso. Comunque, la Laguna Rock è quella che ufficialmente, nelle guide, diciamo in generale del gioco, viene definita come arma finale di Steiner. Quindi stiamo iniziando ad ottenere dei tesori molto molto interessanti col nostro Chocobo. Allora, apriamo il menu delle ciocografie. Ecco qua, isola esterna 2. Quindi voliamo e andiamo nell'altra isola, che è questa, esatto, perché io ogni volta le confondo, però questa è la seconda isola. Dove sei? Ecco qua, trovato. Hai trovato un tesoro. Zaffiro, tiara magica, side reo e carta Hildegarde III. Esatto, abbiamo trovato il secondo pezzo del side reo, che uniti insieme, come dice nella sua descrizione, producono un nuovo oggetto. Ma quello che vi dico io è che per il momento non li uniremo, a parte che non potremmo neanche unirli, perché si potranno unire solo in una parte specifica del gioco, quindi per il momento è impossibile pensare di poterli unire, ma anche quando potremo unire i due sidereo, lo faremo solo alla fine, perché i sidereo mi servono, anzi mi serviranno tutti e due per attuare la mia strategia di attacco contro Ozma, ovvero il boss più forte, o per meglio dire il boss segreto, neanche più forte, il boss segreto di Final Fantasy IX. Perché vi dico che Sidereo è importante per me? Perché se vi faccio vedere la descrizione, a parte offrire comunque una potenza magica e una destrezza fisica estremamente elevata, ma la descrizione: frammento di sidereo, vi inciso, unisci un altro pezzo. E noi ne abbiamo due, quindi li possiamo tecnicamente unire, solo che non si uniscono a caso, bisogna unirli in una maniera specifica. Ma la descrizione più importante che mi interessa è: assorbe elemento sacro e buio.
l'assorbire il buio, soprattutto, manco sacro, ma buio, sarà importantissimo per affrontare Ozma. Perché Ozma, ovviamente per chi lo sa, effettuerà un attacco AOE, quindi un attacco che colpirà tutti, compreso se stesso, che si chiama Apocalisse, che è una magia nera che anche i vivi può apprendere. Questa magia nera è di elemento scuro, ed essendo una magia fortissima, anziché farmi danno, mi curerà. Ecco perché non devo unire il sidereo, perché verrà equipaggiato ad ogni personaggio insieme ad altri equipaggiamenti che metteremo, che avranno la specificità di assorbire gli attacchi buio, in modo tale che Ozma praticamente diventi una ciofeca, letteralmente una ciofeca, e non mi possa fare danno, non mi possa letteralmente uccidere. Quindi è importante ottenere questi equipaggiamenti. Però non è finita. Abbiamo altri due tesori da trovare. L'isola oubliata. Che adesso però mi devo ricordare dove si trova. Allora, giriamo. Questa è l'isola sacra, perché è vicino a Madain Sari, infatti Madain Sari, vicino all'albero di Ifa, quindi questa è l'isola sacra e l'ho lasciata per ultima apposta. Ecco, dovrebbe essere questa forse, oddio, non me la ricordo. Sì, è questa, ok, perché ci sono i due promontori. Eccoci qua. Hai trovato un tesoro. Vi ricordo che in tutte le isole ci sono le foreste, quindi è facile trovare la zona specifica, perché senza foresta non potete atterrare. Quindi, fiocco! Seconda unità di fiocco. Oggetto unico, tra l'altro, che si può ottenere solo in singola copia quando si sacrifica il Mogu di Eiko. Transmigranello. E noi ne abbiamo uno solo di questi, quindi ora ne abbiamo due, fortunatamente, perché insegna provvidenza, che è una skill interessante. Ametista e carta arca. Detto ciò, signori, abbiamo finalmente l'ultima isola. L'isola sacra, che si chiama così per due motivi principalmente. Il primo è che si trova praticamente al centro e si trova praticamente in una zona particolare del gioco, dove praticamente è vicino all'albero di Ifa, e se vi ricordate bene, l'albero di Ifa viene considerato come territorio sacro. Ma non è per quello. Non è assolutamente per quello che si chiama isola sacra. Ora, il tesoro, io mi ricordo che era sulla montagna, vero? Era sul cucuzzolo della montagna. Con la neve alta così. No, non era sul cucuzzolo. Io mi ricordo che però era sul dorso della montagna, può essere? È un mio ricordo distorto? Era ai piedi della montagna? Sì, era ai piedi della montagna. Mi ricordo sempre che sto tesoro si trova in alto, invece è sempre in basso. Non lo so perché. Pozione antidisturbina, papalina e carta materia oscura. Ovviamente tolte le pozioni e tutte le robe più di 99. E signori, finalmente possiamo mettere una X rossa sulle ciocografie. Abbiamo ufficialmente terminato la side quest delle ciocografie. Ora, per ridere, perché comunque voglio farvi ridere un po', voglio salvare in questa zona, e ovviamente in un nuovo slot, perché è giusto che sia così, perché voglio farvi vedere una cosa. Fino a questo momento noi abbiamo parlato di boss segreti,
abbiamo parlato di strategie per affrontare dei boss particolari. C'è un'incognita enorme su Final Fantasy IX, un mostro che tra l'altro è un mostro casuale, un incontro casuale addirittura, che fa letteralmente accapponare la pelle da quanto sia forte, da quanto sia incredibile anche sconfiggerne uno solo di questi nemici. Chi conosce Final Fantasy IX già sa a che cosa mi riferisco. Uno dei nemici più forti in assoluto di Final Fantasy IX, lo Yan, è un nome che già solo a pronunciarlo diciamo i veterani di Final Fantasy IX avranno un piccolo brivido probabilmente sulla schiena, e che farà vivere qualche brutto ricordo, farà vivere un po' di flashback del Vietnam, no? Per entrare un po' nel meme della situazione. Ma perché vi dico queste cose? Perché il mio party in questo momento non è neanche al top. Ovviamente diventerà molto più forte più avanti, perché livelleremo e porteremo tutti a livello 99 indistintamente. Ma c'è una cosa da sottolineare. Anche a livello 99, questi nemici fanno paura. E non lo dico per memare o per scherzare, lo dico davvero. Lo dico davvero. Fanno paura. E se volete sapere il perché, adesso lo vedremo. Sperando che non becchi quello amichevole, perché c'è anche quello amichevole. Vale, perfetto, ho beccato quella amichevole. Ah no, il ragtime! Cacchio! Però ora le risposte non me le ricordo. Andiamo a cercarci le risposte. Questo perché? Ecco, questo in realtà lo volevo dire dopo. Mannaggia il ragtime che mi ha rovinato il momento. Ovviamente non mi sono dimenticato del ragtime. Cioè, nel senso, il ragtime è un'altra side quest che dobbiamo concludere, perché siamo all'interno del CD3 e abbiamo sbloccato altre domande del ragtime che dovrò fare, che dovremo fare. Però le volevo fare tramite il mio solito trucchetto, quindi andiamoci a cercare le risposte, perché io non me le ricordo purtroppo. Quindi andiamoci a cercare le nostre rispostine del ragtime. Ok, eccocele qua. E non mi vergogno a dirlo, perché non me le posso imparare tutte a memoria. Domanda 11. Conte Petit è il villaggio dei Goblin. Beh, questo ovviamente è falso. Questo non c'è bisogno di... Non c'è bisogno neanche di leggerlo. Questo è semplice cultura generale. Esatto! E qui... Vincete 5000 kill. Risposte esatte finora 100%. Ehi, siete forti. Allora, a questo punto direi, visto che abbiamo già incontrato il ragtime, continuiamo ad incontrarlo, perché è possibile comunque incontrarlo anche di fila. Se vi ricordate bene, io vi dissi che quando entrate in una foresta e praticamente fate dei piccoli passetti senza muovere l'erba, avrete la possibilità di triggerare al 100% incontri amichevoli. In questo caso, essendo in una foresta, possiamo triggerare il ragtime. Ora, io l'ho triggerato a culo, perché la regola del gioco vuole che gli incontri amichevoli, quelli speciali, non quello delle creature, perché quelli delle creature sono incontri casuali, amichevoli, ma non vengono considerati speciali. Quelli sono totalmente randomici, che però possono essere manipolati, possono essere leggermente manipolati. Mentre invece il ragtime viene considerato incontro amichevole speciale. Quando l'incontro amichevole speciale è triggerato, non bisogna praticamente incontrare altri mostri al di fuori del, in questo caso, del ragtime, quindi dell'incontro speciale. Infatti noi l'abbiamo incontrato come primo incontro casuale, non l'abbiamo incontrato come secondo o terzo. Proprio perché funzionano così. Gli incontri speciali amichevoli si possono triggerare solo come primo incontro di zona, o se non si sono incontrati mostri precedentemente. Quindi bisogna necessariamente fare questo.
bisogna avere un po' di pazienza, perché ovviamente il trigger non parte subito e non parte sempre, perché dobbiamo ingannare il gioco in questo caso. Il gioco va ingannato. Proviamo a uscire e rientrare dalla foresta, ma in realtà non cambia molto. Vediamo se riusciamo a triggerare l'altro ragtime. Visto che ormai l'abbiamo incontrato, preferirei fare le cose in ordine, in realtà. Perché ovviamente quando non vuoi una cosa, il gioco te la dà. Ora vedi, ora non mi sta facendo... Eccolo qua, vedete? Con questo metodo, cioè camminando in questo modo nella foresta, si attiverà, quando si attiverà l'incontro casuale, al 100% l'incontro amichevole, che in questo caso è rappresentato dal ragtime. Se non ci fosse il ragtime, scatterebbe la creatura amichevole, perché in ordine di incontri casuali ci sono quelli speciali e quelli amichevoli dei mostri. In questo caso il ragtime scavalca di priorità e quindi verrà incontrato al 100%. La cosa importante è non muovere l'erba. Quando si cammina nella foresta, non muovere l'erba. Cioè si può muovere, ma se il combattimento scatta quando l'erba si muove, molto probabilmente è un incontro casuale vero, quindi un nemico, un mostro. Se invece l'incontro casuale scatta quando non si muove l'erba, è al 100% un incontro amichevole. Domanda numero 12. E poi queste dovrebbero essere tutte false. Al mondo esiste un solo deserto. Le ultime domande sono tutte false, tranne quella del ragtime, se non sbaglio. Dove dice, puoi sconfiggere il ragtime? E tu puoi mettere sì. Vincete 6.000 kill. Risposte esatte finora 100%. Ehi, siete forti. Perfetto. Continuiamo. Perché vi ho detto appunto che continuando a fare così possiamo incontrare al 100% il ragtime. Ciao Ava. Abbiamo pazienza, cerchiamo di avere pazienza. Con la tastiera ovviamente mi viene molto più facile, perché posso cliccare un colpetto veloce e quindi far muovere Gidan. Col joypad viene molto più difficile, è molto più difficile fare questo trucchetto. Eccolo qua, olè, 3 di fila, terzo ragtime. Funziona sempre sto trucchetto, è al 100% garantito. Comincia il quiz, domanda numero 13. Prima vista il latino significa panorama. Oddio, questa ho dubbio, ma non dovrebbe essere falsa, perché sono tutte false le ultime. Esatto, infatti è falso. Anche perché il latino non c'entra un cazzo, però sai com'è. Evitiamo malintesi. Esatto! Benissimo. Vincete altri 6.000 kill. Risposte esatte finora 100%. Siete i migliori. Lo so. Grazie. Bene, continuiamo. Che bello, facciamo tutto in ordine. Godo quando... E poi vabbè, in realtà volevo farvi vedere prima un'altra cosa, però... Meglio, così ce la godiamo. Così ce la godiamo meglio. Ok, dovremmo sbloccare l'ultimo ragtime. Quanti me ne mancano? Oddio, forse sono le ultime due. Forse sono gli ultimi due, se non erro. Perché c'è l'ultima domanda e poi l'incontro finale dove mi dice
È possibile battere me? Ragtime, tu fai sì. E lui praticamente scoppia. Eccoci. Ancora di fila. Ma ciao, mio caro amico. Comincia il quiz. Domanda numero 14. Il caffè caldo carta di Toleno è riservato ai soci. Questa me la vado a leggere perché dovrebbe essere falsa in realtà. Ah no, invece questa è vera. Mi ricordavo che le ultime fossero tutte false, invece questa è vera. Ma è perché le domande sono randomiche più che altro. Esatto. Ok, adesso tecnicamente dovrebbe esserci dovrebbero esserci o l'ultima o le ultime due. Quant'erano in totale? 16, se non sbaglio, le domande di Ragtime. Di cui l'ultima ovviamente non si calcola perché è per l'appunto la domanda finale, dove ti dice: ah, io Ragtime posso essere sconfitto, e voi mettete sì e tecnicamente chiudete poi la pratica. Ecco qua, questa è l'ultima vera domanda, perché poi la sedicesima è il rituale in teoria, cioè dove ti dicono: mi potete sconfiggere? Sì. Ecco qua, comincia il quiz. Domanda numero 15. Bobocell è l'uccello della fecondità. Oddio, non me la ricordo, quindi l'andiamo a leggere. Ed è falsa. E questa è l'ultima domanda del nostro Ragtime. Anche qua abbiamo chiuso un'altra side quest. Esatto! Vincete 7000 gil. Risposte esatte finora 100%. Ehi, siete forti. Parapapapa. Ok. Ultimo incontro con il nostro amichetto. E tra l'altro, se riuscirete a fare tutte le domande al 100%, cosa che ovviamente si può fare tranquillamente adesso grazie a internet e la possibilità di poter leggere comunque le risposte su internet, cosa che non si poteva fare qualche anno fa, vi consente di ottenere un ottimo oggetto. Eccolo qua. Ragazzi, abbiamo terminato anche il Ragtime. Ufficialmente. Comincia il quiz. Ultima domanda. Esatto. È possibile sconfiggere me, Ragtime Rat, vero o falso? Sì. È assolutamente vero. Che brutta la fine di Ragtime. Esatto. Vincete 10.000 gil. Risposte esatte 100%. Siete preparati? E ora penso che lo possiamo uccidere. Era ora che lo possiamo uccidere. Perché una volta che noi rispondiamo alla risposta, ora tecnicamente lo possiamo buttare giù. Dove sei? Dove sei? Dove sei? Che poi mi ricordo che lui esplodesse da solo, tipo. Cioè, quando rispondevo, cioè io mi ricordo che proprio lui proprio moriva da solo. Ah, ecco, vedi? E finisce pure. La percentuale di risposte esatte è 100%. 100%? Incredibile!
Ecco, questa è la fine di Ragtime. Dove si ottengono 5.000 punti esperienza, che non sono niente, 0 AP, ma la vera ricompensa è questa. Anello Protex. Ragazzi, l'anello Protex, che è difficilissimo da sintetizzare, e guardate quanti soldi mi ha dato. 60.000 gil. Con... anello Protex. E noi ne abbiamo soltanto due in tutto il gioco. Cioè, noi ne abbiamo trovati soltanto due in tutto il gioco, di cui uno ce l'ha dato Ragtime. Quindi guardate quanto tempo avremmo dovuto aspettare per ottenere l'anello Protex.